Buona domenica sera, ben ritrovati. Il pallone è tornato perché siamo reduci finalmente dal primo weekend giocato, weekend che ha dato delle risposte. Si può anche azzardare una sorta di classifica delle quattro squadre impegnate in finale di Coppa Italia che hanno dato l'esito abbondantemente previsto. Già domenica scorsa qua da noi c'è la finale di Coppa Italia, è Juventus-Napoli. Contento Angelo Pollina, buonasera. Sì, buonasera, sì, contento, è normale, come doveva andare, il risultato era già stabilito all'andata. Diciamo che è stata più interessante la partita Napoli-Inter, la partita Juventus-Milan. La Juventus ha giocato 30 minuti. Ma poi entriamo nel dettaglio, anche perché sono curioso di sapere da Michel Isler che tipo di settimana si aspetta. Ciao Michi. Settimana di attesa per quanto riguarda la Fiorentina, però consentimi di dire una cosa, se ne parlava poco prima che partisse la sigla, in relazione al gol che ha dato al Napoli la qualificazione. Sì. Tutti a recriminare, sentivano la radio, i tifosi interisti, sì, soprattutto, sì, tutti a recriminare per gli errori di Conte, sì, e soprattutto a dare addosso giustamente a quei difensori che avrebbero, sì, dovuto coprire, quindi, questo contropiede, il che è giusto, è vero, quindi, però guardate che una giocata bella come quella con Ospina che fa questo rilancio preciso sulla palla a 40 metri sui piedi di Insigne, questo che resiste, poi la mette nel mezzo. Allora, la prossima volta che succederà un gol a favore della Fiorentina o contro la Fiorentina, ti chiederò se sarà merito di chi l'ha fatto o è colpa di chi l'ha subito. Ecco, vedi subito come io non ti ho detto è colpa di Angelo, ti ho detto. Ne parliamo. Fermo restando l'errore dei difensori dell'Inter. C'è stata una giocata bellissima, vederne di giocata bellissima. Buonasera Maurizio Canino, direttore di Controcalcio. Ciao Mauri. Buonasera a tutti. Gabriele Taverni che ha tante notizie già in serbo. Ciao Gabri. Ciao Giorgio, come sempre per contattarci e interagire con noi il 342-1971-871 oppure alla mail a tuttogol@toscanotv.com. Allora, prima di entrare in ambito Fiorentina, perché ci sono notizie per quello che riguarda l'allenatore, caro Michel, notizie fresche di giornata, sì, estremamente interessanti. Alla quale io crederò relativamente. Ma quello è normale, perché tu sei San Tommaso in persona, quindi è normale che sia. Però chiedo a tutti e voi tre di farmi una classifica, secondo il vostro concetto di calcio, tutti e quattro perché coinvolgo anche Gabriele, secondo il vostro concetto di calcio, delle quattro squadre che avete visto ieri, prima, seconda, terza e quarta. Parto da Angelo. Napoli, Juve, Inter, Milan. Anche se l'Inter l'avrei messa per prima come tenuta atletica, mi è sembrata quella più pronta. Purtroppo però, sai, nel calcio... Poi alla fine hai detto Napoli, Juve, Inter, Milan. Se devo mettere chi era più pronta a livello di tenuta atletica, metto l'Inter. Se devo mettere la squadra che ha giocato mezz'ora di calcio che non vedevo da anni, ma non lo dico, la Juve, perché ha giocato 30 minuti di calcio pazzesco, facendo perdere la testa ai giocatori del Milan con dei falli, non solo Rebic, ma anche Bonaventura, perché non la vedevano, cioè solo che dopo tre mesi non puoi giocare un calcio più di 30 minuti in quella maniera, che non ce la fai. Quella è una squadra, lo puoi giocare che calcio lì quando ha fatto 10-15 partite, ma ha giocato un calcio, sembrava quel flipper. Cioè non la vedevano mai, e tu che hai giocato al calcio, Giorgio, sai che gli avversari quando non prendi la palla, perdi la testa, no? Perché non riesci più, non te la fanno vedere mai. Però su quello, devo dire, come tenuta atletica in generale, mi è sembrata l'Inter la squadra più pronta. Poi, perché metti il Napoli che non hai messo da punto? Perché Napoli che avevo vissuto una settimana difficile, perché nelle cose bisogna metterci anche le questioni personali. Gattuso ha vissuto una settimana molto difficile a livello personale e credo che sia umano, no? E queste cose poi le senti, che ha giocato, lo sai Giorgio, che queste robe colpiscano nello spogliatoio o meno. L'Inter ha avuto diciamo la fortuna di passare in vantaggio su uno svarione della difesa e del portiere, perché quello nemmeno... Un calcio d'angolo dove la prendo io, la prendi te, la palla va dentro, si era messa la partita per l'Inter molto bene. Prendere poi gol in contropiedi, come ha detto Michel, sicuramente la fattura del gol bellissimo, però poteva mettere l'Inter in una condizione di poter veramente, anzi, ha attaccato, ha tenuto la palla, insomma se vediamo che ha tenuto la palla, ho visto 65 minuti, l'ha tenuta l'Inter. Vuol dire che atleticamente Conte l'ha preparata bene, ma queste partite qui poi, quando non reggi, non solo a livello atletico ma anche mentalmente, cioè negli scambi, la quindi, condizione. Napoli, Juve, Inter, Milan, Michel? Ma sono molto incerto, cioè, il discorso di mi torna per quanto riguarda la prima mezz'ora della partita della Juve, poi
una squadra che si gioca una semifinale di Coppa, deve essere cattivo, no? In qualche maniera devi buttarla dentro, deve essere cattivo. Sì. E non importa se sei la squadra piena, anzi, a maggior ragione perché è la squadra con fuori classe e quant'altro, devi chiudere la gara. E invece la Juve non l'ha fatta e ha pagato. È un discorso un po' simile all'Inter che giustamente dopo l'1-0 doveva chiudere con cattiveria. Non l'ha fatto anche in ragione del fatto che il portiere del Napoli, cioè non ci sarà nella sì. finale perché era diffidato, è stato ammonito, quindi giocherà un portiere vero contro la Juve. Sarà brutto perché Meret dovrebbe essere Meret. C'è Meret o Karnezis, come si chiama? Karnezis. Quindi sarà un'assenza non da poco. Comunque anche l'Inter doveva chiudere il discorso, non l'ha fatto, è stato penalizzato e quindi... Bene. Evidentemente Napoli, Juve, Inter, Milan? Per questo ti dico sono incerto, perché il Milan gli devi dare atto che in 10 ha fatto il massimo che poteva fare, cioè niente. Però ha chiuso, non ha preso gol. La partita in teoria, se era in campionato faceva un punto, Michel, era un pareggio. Ti vorrei ricordare che quello che dici condivido, ma ti vorrei ricordare che Milan doveva fare un gol almeno un discorso di valutazione di queste quattro sono d'accordo squadre. Però ti voglio dire, una squadra seppur scarsa, seppur in 10, tenti di fare un'azione, ma se una squadra non riesce neanche a fare un'azione, onestamente mi fa anche un po' pena Pioli e il Milan, perché manco per il Milan, per la storia di presente Milan. Che era l'unico attaccante che aveva e che si è fatto buttare fuori dopo. Lascia stare, poi ha messo quelle AU che dicono un fenomeno, onestamente mi ha fatto quasi ride, d'élite, se l'è mangiato, se l'è messo in tasca, pensavo, ecco, ti voglio dirti, in Milan. Ha fatto capire perché l'ha messo soltanto nel secondo tempo. In Milan, sotto tutti aspetti, grande rispetto per la società che è, però oggi è in una condizione, Michel, è una condizione pietosa. No, allora mi dici la tua classifica in definitiva, ma attraverso tutti questi dubbi? Facciamo chi vince ha sempre ragione, quindi Napoli, Juve, Inter e Milan. Perfetto. Maurizio Canino. No, io partendo dal quarto metto il Milan. Perché... Quarto? Sì, poi Napoli. Sì. L'Inter è un grande spirito. Juve, Inter, prima Juve, seconda sì. Inter, terzo Napoli, sì. Quarto Milan. Perché? Perché la Juventus mi ha impressionato la prima mezz'ora, hanno fatto veramente quello che hanno voluto. Una squadra che poteva benissimo già chiuderla col diagonale Douglas Costa e poi col calcio di rigore. Betancourt e De Ligt, impressionanti. Siamo dimenticati di Betancourt. Io di Betancourt avevo già parlato l'altra settimana. Dicendo bravo. Che secondo me uno dei Maurizio, a sottolineare Betancourt perché è stato veramente forse la cosa più positiva della Juventus vista. Però facciamolo finire. Questo ci fa ragionare sugli altri. Betancourt è migliore stato Betancourt, uno scappato di casa. No, per carità, però insomma, sulla carta devono essere facciamo altri. Finire Maurizio, poi sentiamo anche Gabriele, poi vi preparo un pacchettino. No, ma Betancourt, e concludo, è un giocatore che addirittura lo vorrebbero squadre importanti all'estero, questo ti do già l'anteprima, io ne avevo già parlato. È una realtà questo ragazzo, non guardiamo la giovane età, ma è già una realtà a livello internazionale molto importante, quindi non lo paragonerei a nessuno. Io mi ero già espresso in vigilia e avevo detto che questo è un ragazzo che è già una realtà e ha grandi prospettive, e l'ha dimostrato col Milan. L'Inter a me è piaciuta molto, fisicamente me l'aspettavo perché Conte l'avevamo detto anche un po' di tempo fa con te, Giorgio e con Angelo, è una squadra che soprattutto con Conte predilige l'aspetto fisico, ha avuto sfortuna, ha trovato un grande Ospina che l'ha prese tutte e poi sul gol, quel calcio di rinvio, palla Insigne che sappiamo in velocità nell'uno contro uno ti può mettere in difficoltà, lì ha latitato la difesa dell'Inter, però è stato bravo Insigne che l'ha messa nel mezzo per Mertens. Però l'Inter meritava, secondo me meritava di passare. Napoli credo che se con un po' più di attenzione della difesa nerazzurra l'Inter l'avrebbe portata a casa, perché gli bastava con l'1-0 sicuramente andavano supplementari. Però l'Inter mi ha fatto una bella impressione. Napoli, Gattuso, l'ha detto anche in conferenza stampa, ci ha fatto un po' emozionare a tutti. L'hanno messa sul discorso del cuore, però sai, Napoli... secondo me un po' inferiore rispetto a Juventus e Inter,
La Juventus c'ha da perfezionare qualcosa, però la prima mezz'ora mi ha impressionato, sinceramente. Non ho capito i tre cambi di Sarri tutti insieme. Ma l'ha detto anche lui. Non mi è piaciuto molto. Sai, io notizie di mercato in chiusura di trasmissione, come sempre, Maurizio, ci delizierai io con qualche anticipazione. Delle notizie molto interessanti. Fermati molto interessanti, lì, tardi li sentiremo. Pronto. Gabriele Taverni, la tua classifica. Juventus, Napoli, Inter e Milan. Quindi paro con Angelo e dico Poli. Juventus prima perché no, Angelo ha detto il Napoli, Napoli se non sbaglio, perché gli do un merito al Napoli, scusa un attimo, gli do quel merito della settimana difficile che si era messa male la partita e l'ha portata in fondo, bisogna riconoscere. In breve spiego il perché la Juventus prima, perché forse si inizia forse a vedere la mano dell'allenatore. Non lo so, cioè magari sulla Juventus, perché veramente se questa è la mano dell'allenatore, quella mezz'ora comunque sono andati forti, sono d'accordo con Angelo, insomma, vedremo, è un campionato nuovo comunque ad ogni modo. Però anche quella mezz'ora. Ottimo. Quante occasioni ci sono state? C'è stato il tiro da Glass Costa. Vista l'ora. Poi quattro occasioni. Ricordamene. Sì, te lo dico. Allora c'è stato, a parte il rigore, che quello se l'è cercato, che stava un coglione. Sì, però pronto? C'è stato il tiro di Glass Costa. Il colpo di testa che è andato vicino al palo, il tiro sbilenco di Betancourt, ha tirato 13 volte in porta in quei 30 minuti. Voglio dire, in quei minuti ha tirato 13 volte in porta, contato dalla Rai, 13 volte. 13 non guardare che non la buttate nello specchio. 13 volte in 30 minuti. Vera quella per sì, tutto, ti voglio dirti, Michel, non guardare che non l'ha centrata nello specchio della porta e che proprio mancava, si vede su alcune cose, proprio come dire, la praticità degli allenamenti. Però ha tirato 13 volte in porta, contato. 30 minuti è una roba, una media esagerata. Ma l'avevi vista, Angelo, prima del non devi finalizzare 13 devi far realizzare gol. Se ti va dentro il rigore cambia completamente, gliene fanno 3 o 4 se va dentro il rigore, che poi ha preso il palo, non è che l'ha sbagliato, ha tirato una legnata sul palo, però sai, mi capiva fa stare a sé, perché prende il palo, magari poi non ci sarebbe stata l'espulsione di Rebic, però non si sa nel calcio. Però voi siete stati tutti belli, ottimisti, soddisfatti. Vi presento un'altra chiave di lettura. Sono state due partite determinate da tre errori. Sì. Beh, certo. L'errore di Cristiano Ronaldo, l'errore di Ospina o Ospino. È un fermo che vince chi sbaglia meno nel calcio. Vince chi sbaglia meno. E allora spiegami perché deve essere un gesto esageratamente bello quello di Insigne e di Mertens, se vince chi sbaglia meno. Se l'Inter non sbagliava, l'abbiamo detto loro prima, gesto l'abbiamo finito, detto prima. Lì. Chi è che lì lo rincontra? Eriksen, che non ci doveva essere. Che non è la sua. No, ma non ci doveva essere. Quindi hanno sbagliato, non l'ha detto Conte, hanno sbagliato il posizionamento. Però ribadisco che l'azione Ospina, Insigne, Mertens, scommettere che quel tipo di azione contro Chiellini o Bonucci o qualunque... O De Ligt non la fai. Ma di sicuro. Però è stata fatta, quindi è una... A vederle nelle partite spesso noiose che ci tocca... osservare. Ieri sera Napoli giocate di questo genere? No, è stata più noiosa Juventus Milan. Mamma mia, è stata più noiosa dopo la prima mezz'ora. Juventus Milan è stata noiosa. Dopo la prima mezz'ora, corretto. Perché la prima mezz'ora c'è stato. Tra l'altro, però dico, siccome nel calcio ci sta tutto, la Juve a tirare un pochino i remi in barca, ha rischiato, perché ti può capitare, che ne so, il tiro. L'ultimi 10 minuti ti poteva capitare, però la Juve, ti ricordo che la Juve, anche se prendeva un gol, andava sulla 1, andava a rigori. La Juve ha rischiato meno a un certo punto, lì sì che Sarri mi è piaciuto, che a un certo punto ha detto, adesso voi non tirate più, io non faccio nulla, ma voi nemmeno tirate, perché gli bastava lo 0-0. La questione dell'Inter è un po' diversa, perché l'Inter invece l'ha messa proprio sul piano di ribaltarla la partita, e comunque voleva vincere. Anche sull'1-1 da recuperare un anche gol, sull'1-1 se fa il 2-1 passa l'Inter, c'è poco da fare. Perciò l'Inter sotto questo aspetto atleticamente mi è piaciuto di più. Cosa devo dire delle partite che tu dici, Giorgio, si sono viste in questo momento? Ci sono degli errori che sono dovuti a un solo fatto, che i giocatori non sono stati fermi un mese, ma 3 mesi. Allora, sempre per proseguire in questo giochino, la classifica degli allenatori di questi 4. Parto da Michel. Allenatori di questi 4. Beh, direi, chi ti è piaciuto di più? Gattuso sicuramente, uno. Perché ha ragione Angelo, pecchi un gol in quella maniera, dopo 2 minuti o quanto era, è tremenda. Quindi Gattuso 1. Tra l'altro la prodezza Ospina, Insigne e Mertens è venuta al culmine di un pezzo di partita totalmente appannaggio dell'Inter. E questo è un aggravante. È un aggravante nei confronti dell'Inter. Quindi Gattuso 1. Gattuso 1, poi Sarri 2, perché mi è piaciuto anche il riconoscimento di responsabilità che ha fatto in sala stampa, alla Rai all'intervista.
tre. Vabbè, il quarto Gattuso, l'Inter Pioli Gattuso. Sì, esatto. Pioli Gattuso. Quindi Gattuso, sì, Pioli no, Gattuso primo. Gattuso, Sarri, Pioli, Conte, ho sbagliato io a dire Gattuso. Io invece Gattuso, Sarri Conte Pioli. Pioli perché mi fa tenerezza. Mi fa tenerezza. Perché mi fa tenerezza? Perché Piccini è avanti lì e non sa più nemmeno lui cosa dire. Dice, questo ha perso la testa, come dire, l'avrebbe quasi... Non l'ha detto, ma se l'avesse avuto fra le mani gli avrebbe dato due schiaffi a quello di Rebic, no? L'ha anche accusato dicendo, ha perso la testa, non si può perdere, ha detto questo. Non si può a questi livelli fare una cosa di questo. E ha ragione. Secondo, mi fa tenerezza che c'ha una società che una lite continua all'interno, non si sa più chi è il capo, si entra quello o quell'altro. Cerca di allenare una squadra, gli hanno messo dei giovani e se non c'è Ibrahimovic non sa più nemmeno le punte del Milan. Mi fa tenerezza sotto questo aspetto, cioè uno che non riesce nemmeno, ho detto già prima, a tirare una volta in porta, tu devi tirare almeno, mi fa tenerezza. Mentre Conte lo metto terzo per l'errore che non ha saputo richiamare la difesa, perché attenzione, Michel dice che sempre su quel gol io do la colpa ai difensori, ma lì sì che c'è la mano dell'allenatore, che l'allenatore che ci sta a fare, che ami è amico, cioè l'allenatore deve urlare, l'ha detto in intervista, cercava di svicolare perché sì, cercavano di portarlo, infatti lo dico, però poi l'ha detto, e quello è un errore, è un errore suo, perché no, qualsiasi allenatore, Giorgio, torna quando tu attacchi, non è che può andare nel gioco di calcio tutto avanti, devi tenere chi copre dietro, i due difensori dell'Inter dove erano? Poi se non sbaglio l'azione parte da un'azione sul calcio d'angolo, dell'Inter, il portiere prende la palla, che il posizionamento era stato studiato in funzione del calcio d'angolo, chiaramente nel momento in cui Ospina prende il pallone devi adeguare come posizionamento. Michel, su queste cose ci sono, ora parliamo di tattica, no, però solo un secondo, su queste cose ci sono due cose. Quando tu attacchi col difensore per fare gol, perché sono forti di testa, o dietro metti il più veloce che c'hai, perché così io vedo la Juve, quando fa questa roba mette Quadrato che è velocissimo, qualche volta sbaglia. Non è un difensore ma arriva sull'uomo. Arriva sull'uomo. O se no tu devi mettere un difensore, devi tenerlo dietro. Perché questo è il gioco di calcio. Magari si deve chiedere come mai c'è finito Eriksen lì. Che probabilmente... Perché evidentemente c'è stato un errore di Conte non ha richiamato quello dove... Corretto. E lì è un errore. Classifica di Maurizio Canino. Allenatori, eh? Io metto Gattuso primo, poi Sarri, Conte e... Quindi sei copi Angelo Poli. Hai fatto copia e incolla dalla classifica polliniana. Sì, perché anche se l'Inter a me è piaciuta, però purtroppo quel gol lì c'è delle grosse responsabilità, perché l'Inter la partita la doveva portare a casa. Con tutto il rispetto, diciamo, il Napoli l'ha messa sul cuore, Gattuso l'ha anche detto nel post match, ringraziando i propri giocatori, però l'Inter io l'ho vista nettamente superiore. Poi ha fatto quell'errore e purtroppo poi è risultato decisivo. Ripeto, Ospina ha preso tutto, però diciamo Gattuso per l'intensità che ha fatto mettere la propria squadra nella partita, pur secondo me giocando copertura. Meno. Sarri per la prima mezz'ora, perché comunque doveva per forza mettere subito il Milan, come si è poi dimostrato, alle corde. Infatti il Milan poi non è più uscito perché... Gabriele Taverni? Io allora faccio copia e incolla anch'io a loro. Sì. Però faccio una considerazione sul il giochino di prima, sì, ovvero che se dovessi pensare ad aspettative, scambierei il Milan e l'Inter. Perché all'Inter a me ha deluso sotto il punto di vista della concretezza, cioè me l'aspettavo un po' più cattiva. Dal Milan non mi aspettavo niente, onestamente mi aspettavo molto meno, e quindi magari scambio le due sotto il punto di vista delle aspettative di quello che avevamo visto prima. No, io osservavo un po' le pagelle che hanno dato vari organi di informazione. E questo Eriksen, che secondo me non può essere questo, cioè da lui le aspettative sono nettamente superiori. Non mi è sembrato abbia fatto questa... Non è che stiamo parlando né di Maradona né di Platini, eh. Cioè, Eriksen è un giocatore normale, non è un fuoriclasse. Normale. Non è un fuoriclasse. Non tutti la pensano come te. Ma c'è chi dice che è un giocatore che dovrebbe... Di sicuro per quello che ha fatto vedere una discussione molto interessante. Quello che deve fare domanda per Angelo, quello che ha fatto vedere fino ad adesso non è nemmeno secondo me il giocatore, come hai detto te, normale. È un giocatore che loro l'hanno preso pagandolo anche, che doveva fare la differenza. In questo momento Sensi è meglio di Eriksen. Posso fare uno piccolo inciso a questa cosa? Guardate, qui viene
è molto chiaro da anni che si batte sul calcio inglese. I giocatori che giocano in campionato inglese vanno in altri campionati e fanno ridere tutti. Vanno in Spagna, in Italia. Sai quali sono i giocatori che si trovano bene? Quelli che dalla Spagna, dall'Italia, in Germania vanno in Inghilterra, che è un altro calcio. Ma quello inglese, che viene qua. E noi abbiamo... Cosa fanno gli in Inghilterra? Giocano come un maiale di una zucca. Non hanno le... cioè, ma scusami, Ramsey, che è un giocatore, signor giocatore, fa brutte figure qua, perché là giocano un altro calcio, Eriksen uguale. Sai che tu guarda quello che è andato in Spagna, come si chiama? Quell'altro che è andato Bale. In... Bale. Uguale, che pure un giocatore eccelso, ma hanno, non hanno regole, non hanno tattica. Il calcio è gioco anche tattico, bisogna essere bravi. Bisogna guarda, avere... ti faccio un esempio, Angelo, chiaramente di un calciatore... non di un campione, però che al primo anno in Serie A con la Fiorentina ha fatto bene venendo all'Inghilterra, è Veretout, sì, che comunque che sembrava, però è, insomma... Che però non è inglese. Non è inglese. Francese, non a caso. Ma io dico questo perché tutti i giocatori inglesi che sono venuti in Italia, io li potrei citare da Rashford... Greaves, come lo vendi? Greaves, te lo ricordi? Sì, Greaves, quello come no? Anni 60. Sì, ma perché, scusa, Rush che era un fenomeno. Rush. Ha fatto una fatica esagerata a capire. Ma tipo, Francis. Paul Ince è stata una delusione totale. Tutti. Francis qualche gollettino guarda, l'ha fatto. Alla Sampdoria. Ho fatto l'esempio di Ramsey, che vedi? Con la Ramsey... Vedi? Esatto, ecco, i maiali che corrono dietro la zucca. Questa potrebbe essere un emblema della Premier. Io lo dico da tempo. Bravo. I giocatori che giocano nel campionato italiano, tedesco, spagnolo, vanno in Inghilterra, fanno delle grandi perché hanno già insieme a quel gioco là, ci mettono la tattica, fanno, te guarda Alonso della Fiorentina, che era un giocatore, un buon giocatore, i primi anni è andato in Inghilterra, guardare. Alonso molto meglio in Inghilterra e non alla Fiorentina. E io ti sto dicendo. La Fiorentina non era nemmeno sempre titolare perché c'era Pasquale. Te lo sto dicendo proprio in questo senso. Alonso qua non era poi nemmeno un eccelso, è andato in Inghilterra per i primi due anni in Inghilterra. Con chi? Con Conte, ha vinto lo scudetto, ha vinto una coppa. Cioè voglio dire, ragazzi, l'anno scorso ha vinto anche l'Europa League. Questo cosa vuol dire? Che era uno qua, era venuto a imparare il calcio a Firenze, molto meglio, insomma, molto meglio. Aveva Paolo Sosa, aveva insegnato come giocare il calcio, là l'ha preso Conte e ha fatto un esplorato, però a dimostrazione che all'incontrario, da là qui falliscano tutti, ma non solo il calcio italiano, in Spagna, in Germania, fanno tutte delle figure. Scusami, Alonso è quello che giocava in Italia, che andava in Inghilterra, dove si trovava? Dicendo, lui sta dicendo che l'andata Italia Inghilterra ti porta bene. Il ritorno Inghilterra-Italia no. Questo sto dicendo. È vero. Infatti meriti d'Alonso che è andato là e ha vinto tutto, tra l'altro le squadre lo volevano e non era un eccesso. Uno dei pochi inglesi che fece bene in Italia, e parlo della notte dei tempi, è stato Jerry Hitchens, Torino-Inter. Pensa un po' a cosa l'Inghilterra calcistica Dennis si deve regare. Allora, è la Madosca. Allora, Hitchens, siamo lì. Un po' più indietro. Tradisce le nostre età, caro mio. Lo so che te brontoli. Andiamo con la pubblicità, Giovanni Testa, grazie. L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni. Tutto mi sembrava diverso. Mi sentivo di cattivo umore. Anche di notte i pensieri non mi lasciavano mai. Dormivo male. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Dalla ricerca scientifica nasce Laila, nuovo farmaco con estratto Silexan, che con una capsula al giorno aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Menarini. Un'eccellenza prodotta solo in Toscana da Mani Toscane. Un prodotto con origini centenarie legato alla sua terra. Un gusto unico e inconfondibile, bandiera della Toscana nel mondo. Prodotta seguendo il disciplinare di produzione, garanzia di tutela e sicurezza. Con la Finocchiona IGP porti in tavola il sapore e il gusto autentico della Toscana. Finocchiona IGP. Che spettacolo! Quest'anno fai come me, devolvi il tuo 5 per 1000 all'Associazione Giorgio La Pira di Prato. Gestisce dal 1984 i servizi di mensa e dormitorio per le persone povere. Devolvi il tuo 5 per 1000 all'Associazione Giorgio La Pira. Puoi trasformare la tua dichiarazione dei redditi in un atto di solidarietà concreta. Il tuo pranzo di lavoro veloce, ricco, saporito, cucinato come si deve al prezzo giusto? A Prato la risposta è troppo facile. Bar Valentina. Sì, proprio loro, quelli che aprono alle 4:45 del mattino.
quelli che pagano le tue bollette, quelli che ci sono sempre. E lo volete un consiglio? Assaggiate i panini del Bar Valentina. Fantastici, come un gol di Leo Messi. Bar Valentina, a Prato, via Roma. E non aggiungiamo altro. Grazie a dentisti costantemente aggiornati e attrezzature di alto livello tecnologico, nei centri odontoiatrici Iris è possibile ritrovare il sorriso mediante cure per salvare i denti o, se troppo tardi, per sostituirli con l'implantologia. Nei casi più complessi e clinicamente idonei, il dottor Cesare Paoleschi effettua riabilitazioni anche con la tecnica degli impianti zigomatici. I centri Iris sono in Toscana e Liguria. In questo tempo di pandemia, le misericordie della Toscana sono ovunque accanto a te. Sostienile. Dona il tuo 5 per 1000 alla misericordia più vicina a te. Ovunque accanto a te. Misericordie Toscane, ovunque accanto a te. Tornati nuovamente in vostra compagnia, partiamo con il turno delle domande da casa. Sì, un amico a casa chiede al nostro Angelo che voto dai a Ronaldo per la partita di Coppa Italia. Ma nei primi 20 minuti gli avrei dato anche 6 e mezzo perché ha trovato il rigore e poi dopodiché si è perso. Perché ti sprechi? 6 e mezzo? No, poi dopo se gli do il voto tutta la partita gli do 5 e mezzo per l'impegno. Giocava a Ronaldo? 5, sì, 5, lo, dai, Ronaldo, lo boccio 5. Perché... Però si è visto che il giocatore ci ha messo l'anima a corso condannato. Ma per esempio quando uno come Ronaldo sbaglia lo stop due volte o ha tentato di tirare due volte, cioè il giocatore c'è sempre, ci si buttavano tre o quattro davanti per fermarlo e ha tentato due o tre volte a fuori aria, si sono buttati proprio a corpo morto. Però si vede che gli manca ancora quella, come dire, quella praticità. Dimestichezza, insomma. Sì, dimestichezza. Perciò gli do un 5 e mezzo. I primi 20 minuti do 6 e mezzo perché si è procurato il rigore da solo. Perché alla fine ha costretto lui e il difensore a trovare questo, ha dato una bella palla, poi ha fatto la rabona, vabbè, bella detta il rigore regalato da sì. Conti. Vabbè, regalato, ma ha fatto la rabona che è stato il più bel gesto di calcio che abbiamo visto in queste due partite. Sì, però se hai sentito la telecronaca, mi pare fosse di gennaio. Sì. Bella la rabona sotto il voi, so, però probabilmente se lui invece di tentare la finezza certo. L'appoggia di piatto sinistro sì, nel mezzo sedere, arrivava aveva messo a sedere il giocatore di Milan come capito. Si chiama l'Axa che era andato fuori dal campo, gli ha fatto una finta, quindi, lì ha fatto ecco, una giocata che ecco, ti piace in il calcio. Questi casi un allenatore secondo voi di fronte a uno come Ronaldo gli dice qualcosa poi o no? Ronaldo, da dirgli, il suo o l'avversario? No, il suo. Guarda, te hai voluto fare la finezza, bravo, ma se te l'avessi messa... Dipende che allenatore sei. A Ronaldo non può dire nulla. Vedi, Michel, è stato sottolineato una giocata di calcio che lì veramente ti fa... Cioè, fa una roba, lo mette a sedere con una finta, lo butta fuori di campo. Ricordate l'azione? Quello gli va addosso però, e poi fa la rabona. Cioè, ecco lì, a chi piace il calcio. Piace il calcio, le giocate di circo, sottoscrivo, perché io mi piace fare gol e vincere, secondo me, nel calcio, perché questo lo sottoscrivo. Però ci può stare. Cioè, ogni tanto un po' di giusto. No, ci può stare nel senso da circo. Ecco, quelle sono roba da circo, non ha praticità. Ha ragione Michel, la metti di prima e gli fa gol, perché la metti c'è subito Betancourt. Che lui forse viene... ha calcolato male chi c'era in mezzo all'area. Cioè, c'era Betancourt che arrivava a rimorchio. In questa costruzione fotografica, guardate il giocatore di Milan. Se la dà, chi è quello della Juve nel mezzo? Betancourt. Se la dà lì... secondo me posso dire una piccola cosa, l'ha fatto perché eravamo alla fine, perché la Juve era già qualificata. Se forse si doveva cercare il gol, faceva la partita, il cross normale. Può darsi, sì. No, possiamo andare avanti, visto che... Ho risposto a Michel. No, a Michel gli volevo ricordare una cosa molto carina, perché abbiamo ricordato i giocatori inglesi, ce n'è uno che te dovresti ricordare molto bene, ma molto bene. Un bidone tremendo. Meglio uno... secondi che ladri. Quindi Liam Brady rigore allora, a Catanzaro. Tanto per cominciare è irlandese. Sì, ma giocava nel calcio inglese. Tanto per il secondo. Ho capito, avevate fatto la germinella che avevate già comprato Platini.
E quindi Lambretti va a giocare a Catanzaro. Ora vorrei toccare un tasto. Brio su Borghi, ti dice nulla? Che tu ricordassi. Rigore clamoroso, no, non concesso a Catanzaro. Ma vorrei che tu ammettessi la finezza di cui ti ho trovato. La finezza che ho trovato, ricordassi un giocatore di Lambretti che è stato un ottimo giocatore. Un ottimo giocatore, però. Parte era irlandese e non era. Però veniva dal calcio inglese, in Italia ha fatto molto bene, perché ha fatto 10 gol quell'anno. Ma anche che avrebbe dati. Anche Jarrasch non era gallese, ma non era, era gallese. Però, però adesso fece schifo. Ma nell'analisi fece, che stava facendo questo è il rigore, questo è il rigore, bellissimo. Guarda va, bellissimo. Allora, voglio dire, te l'ho detto, Michel, proprio per tirare sulla serata che siamo. Ma la serata, allora, Angelo, per quanto riguarda, per tirare sulla serata, io voglio ricordare, tipo Viola mi sarà complice, che in quella partita lì, lo dico per i giovani, perché Gabriele doveva ancora nascere. Io voglia, c'avevo voglia. C'avevo ancora, c'era diversi anni ancora, Michel, diversi anni. Fiorentina e Juve all'ultima giornata di campionato a pari punti, si dice, la Fiorentina gioca a Cagliari, la Juventus gioca a Catanzaro. La Fiorentina non riuscì a far gol a dopo 10 minuti un rigore clamoroso per il Catanzaro, non viene fallo di Brio su Borghi. Detto questo, poi nel secondo tempo la Fiorentina gol di Graziani, validissimo, no, fuori gioco, ma no, che fuori gioco, ma scusami, casomai lamentavano carica al portiere, sì, ma non c'è. Vedi, ti posso dire, è come l'Inter di ieri sera. Io te lo dico con serenità. No, ora, tu non puoi, sta parlando perché vedi una grande 82. Squadra, una grande squadra con grandi giocatori, e la Fiorentina ce l'aveva, ma con la testa giusta la vince di forza quella partita. Tanto il Cagliari non c'aveva da dire nulla. Che la Juve la doveva vincere di forza, l'ha vinta, a trovare il rigore. La vinta di forza e te l'ha vinta. Scusa, te l'ha vinta che lui ha preso un puntino in porta con la mano, che l'ha parata con la mano. La Fiorentina, al di là dei gol in un lato, se era una grande squadra, la dentro di forza, ma dentro in 5-6 era partito per cercare di farti un piacere, ma è arrivato in fondo che ti ha dato una staccata. Che mi deve staccata? Sono fatti evidenti nella storia del calcio. Va bene, dai Michel. Per quanto riguarda Angelo, parlavi di calciatori provenienti dall'Inghilterra, anche se non inglesi. Fabio ti scrive, quello che dice il signor Polli non è vero, però non vale per Salah. Salah è andato all'incontrare, cioè, no, Salah veniva dal Chelsea, sì, cioè non è inglese, ma proveniva dal Chelsea. No, scusa, preciso. Salah portava le bottiglie di tè a Chelsea, perché con Mourinho gli faceva nemmeno portare le bottiglie di tè, nemmeno faceva giocare. È stato un grande errore. Davvero? Grande errore. Perché tra l'altro ha dato Cuadrado e Salah, Mourinho l'ha dato. Cuadrado l'ha riportato alla Juve, che lo voleva già da anni, regalandoglielo, perché non lui non... E Salah non lo faceva giocare. Portava le l'ha mandato alla Fiorentina, perché questi sono i fatti. Ha scatenato comunque, perché anche Lukaku ci segnalano che proviene. Non parliamo della gestione di Salah a Firenze, mi viene ancora la rabbia. Ora, se no a Michele facciamo risentire. Ma Salah per il momento il giocatore era. Lo so, era uno spettacolo. Ecco, si parlava prima dei gesti. È una serata di cui Salah, mi pare di serenità, ricominciato il calcio, non ti volevamo far sentire male, ma vedi, questi poi... Salah giustificava il prezzo del biglietto solo lui. Era una cosa incredibile. Michel, ma come è andato via da Firenze e andava a Roma? No, ci avevano promesso che stava a Firenze per un anno con lo stipendio pagato dal Chelsea, era tutto grazie. Anche ti vorrei ricordare che in quegli anni anche Milinkovic Savic è atterrato a Firenze, ha preso l'aereo e è andato a Roma. Chi? È venuto in sede. Milinkovic Savic. Io c'ero all'uscita dello stadio, all'ingresso di Viale Fanti, con lui che piangeva dicendo, non ho capito, non mi ricordo, la fidanzata o qualcosa del genere, che non gli era stato fatto firmare il contratto al momento giusto, e quindi lui venne a Firenze. Ma mentre venne a Firenze, la possibilità, come la so io, mentre veniva in serie all'aeroporto, gli hanno detto guarda, perché tu... Berbatov, quello beccato sull'aereo a Monaco, ma quello di Milinkovic Savic, come la so io, però non ho la verità, però come l'hanno raccontata, che mentre era atterrato già all'aereo, appena acceso il telefonino, ha detto guarda che tu sei della Lazio, vai là, fai una sceneggiata. Ma come l'hai chiamato? Gonzalez. Come l'hai chiamato? Milinkovic Savic. Milinkovic Savic. Quando è sceso dall'aereo, da quello che so io, ha detto guarda tu vai là, fai la sceneggiata, non firmare perché sei già della Lazio. Questo la so così. Un'altra domanda per te Angelo, interessante da parte di Stefano Dalluca, perché ti chiede: con gli stadi senza spettatori gli allenatori hanno più facilità a comunicare con i calciatori durante la partita, quale squadra può essere più avvantaggiata secondo te su questo? Senza quindi spettatori. Gioca sul fatto che quale allenatore secondo te è più bravo a comunicare durante la partita in corso? Guarda, intanto velocemente una cosa, senza spettatori cambiano completamente tutti il vantaggio di alcune squadre che per esempio con la spinta della tifoseria hanno qualcosa in più, non c'è più. Fai i nomi. Ormai non c'è più. Fai i nomi. Fai i nomi? Quando giochi in casa. I nomi delle squadre
che hanno una spinta. Vabbè, la Fiorentina, il Genova sono squadre che tutte le squadre che giocano in casa sono un po' avvantaggiate. Ma diciamo le squadre che hanno un tifo, che gli riconosco un tifo. Il Genova ha un tifo eccezionale. E perché non metti la Juve? Ora te lo dico, perché la Juve in casa, la Juve in casa e anche fuori la Juve, perché è difficile, la Juve ormai i tifosi va in casa fuori, questo lo paga, perché in casa è un catino, lo stadio è parecchio, però ci sono squadre che la Juve è in cima, ma quelle che si devono giocare per difendersi pagano un prezzo carissimo, cioè una Fiorentina, Genova, che ti posso dire un'altra squadra che c'ha da me, la Sampdoria, che hanno un tifo molto, che caricano, queste le pagano un prezzo salatissimo. Detto questo, quali sono le... Torino, Cagliari, sono tutte squadre in questa... Inter. Anche la stessa Inter, pagano un prezzo perché comunque non c'è più quel vantaggio. Lo paga anche la Juve perché in casa, però sai, la Juve è abituata. Però, scusa, ti faccio la domanda apposta. Quale squadra secondo te non ha giocando in casa non è avvantaggiata? Tutti non sono avvantaggiati. Non sono avvantaggiati, perché il tifo l'avvantaggia, tutte le squadre. Sì. Però c'è chi lo patisce di più. La domanda è: chi è che lo paga il prezzo più caro? Secondo me Genova, Fiorentina, Cagliari. No, è diversa in realtà, Angelo. Ma... Qual è l'allenatore? Perché io sono entrato da questo, arrivo all'allenatore. Giusto. L'allenatore che comunica di più è Conte, che ti ammazza. Conte l'avete sentito anche ieri, si sentiva in cronaca diretta quante volte ti chiama. Cioè ti chiama, ti urla, a un certo punto gli ha detto al giocatore, come si chiama quello di Moses? Young. Gli ha detto, l'hai capito, l'hai capito, ti ho detto devi stare qui, cioè gli ha detto a brutto muso. Così come Sarri gli ha detto a Bernardeschi. Gli ha detto in diretta, non devi giocare, tu devi giocare dove dico io, non dove dici te. Allora, questi allenatori che comunica, quello che sta impassibile in panchina... Montella, insomma, era anche uno molto... Ma quelli che comunicano sono avvantaggiati, perché in questo hanno... E i giocatori lo temono anche di più non avendoci il pubblico. Sai, quando c'è il pubblico non la senti, ma ora la senti. Maurizio, alla luce di questa analisi, che mi sembra molto interessante, di Angelo Pollina, Beppe Iachini dove lo metti? Beppe Iachini è un allenatore che... Comunica o no? No, comunicare secondo me comunica, fa parte proprio del suo modo di essere, anche da giocatore era uno che si faceva sentire in mezzo al campo. Magari è uno... che quando giocava mirava molto al solo, al completo. Però come allenatore secondo me sì, perché deve dare delle indicazioni. Poi da un punto di vista di gioco si sa, lui non è che offra un grande gioco, un grande spettacolo. È uno concreto che cerca comunque di portare il risultato, e quindi per questo gli va reso atto. Da quando è arrivato a Firenze la Fiorentina ha fatto grandi progressi dal punto di vista dei risultati. Gioco è quello che è, insomma. Però, si sa, Iachini... insisto in questo solco, Maurizio, secondo te l'assenza di pubblico aiuta o no il lavoro di Iachini nei confronti dei giocatori? No, non lo aiuta, perché quando manca il pubblico viene fuori le squadre che giocano a calcio, e la Juventus gioca a calcio perché ha Sarri, l'Atalanta gioca perché ha Gasperini, il Sassuolo gioca perché ha De Zerbi. Le altre sono squadre che bene o male... Io le due semifinali, se posso fare una valutazione, l'unica squadra che ha giocato e concludo, finché gli ha retto il fiato e si sapeva dopo tre mesi di stop, è stata la Juventus. Perché? Perché la Juventus c'ha Sarri, che comunque sa cosa far fare alla squadra, sa come farli muovere, sa giocare. Gli altri sono allenatori che giocano di ripartenza, Gattuso, Pioli e Conte, seppur con delle diversità di gioco, con delle diversità di formazioni. Però abbiamo visto l'Inter, il Napoli, il gol del Napoli è venuto su un'azione di ripartenza, addirittura con rinvio dal portiere. L'Inter lo stesso, con Conte gioca molto sugli spazi, sulle ripartenze. Il Milan ha fatto catenaccio, tanto la pensano un po' tutti come me. Milan ha giocato in 10 davanti alla porta quasi tutta la partita, quindi l'unica squadra che ha giocato è stata Juventus. Quindi Iachini non fa giocare. Iachini, mi perdoni, ma io l'ho vista, la differenza l'ho vista quando si è giocato con squadre come l'Atalanta o comunque con squadre organizzate. La Fiorentina non faceva tre passaggi di fila, mi dispiace dirlo, ma è la verità. E quindi verranno fuori. L'Atalanta sarà una squadra, secondo me farà bene. Questa la Roma, perché comunque Fonseca è un altro, Giorgio. E poi Atalanta, Roma, Juve. E chi è l'altro? È il Sassuolo di De Zerbi, perché il Sassuolo gioca a calcio. Ecco, guarda, questa è una bellissima considerazione che tu fai, che poi ci porterà dopo la prossima pubblicità ad aprire un altro libro, perché abbiamo preparato proprio delle grafiche
volata Champions, volata Scudetto, che analizzano proprio questo tipo di situazione. Però c'era Michel che voleva toccare il tempo. Un'osservazione, al di là del fatto che non mi trovo d'accordo con Canino su questa condanna ex ante di Iachini. Vediamolo in queste 12 partite, come è stato detto ripetutamente anche dalla società, se ottiene risultati, se magari fa anche un gioco discreto, il discorso sarà di un certo tipo, altrimenti si cambierà, ma insomma non partiamo preconcetti. Guarda, velocissimo, ti dico, io Iachini ne ho sempre parlato bene fino adesso, perché ha fatto un bel lavoro. Guarda, Fiorentina rischiava grosso con Montella, con Iachini si è ripresa molto, ma io quando l'ho vista giocare la Fiorentina con squadre come l'Atalanta, che hanno un gioco del calcio, a Fiorentina palla non la vedeva mai. Con la squadra in casa noi abbiamo fatto fatica, perché avevano sempre il pallone loro. Stai parlando di squadra più forte. L'Atalanta deve organizzate. Sì, vabbè, insomma, comunque vediamo come vanno le cose. Di sicuro ti arriverai. Io sono contento di Iachini. Quando tu mi dici il paragone con l'Atalanta stiamo parlando di una delle squadre più forti del campionato italiano, con una rosa superiore. Tu hai parlato di condanna ex ante, sì. Però non mi pare che dalla società siano mai arrivate alternative. La società secondo me è perfetta per ora alla domanda su Iachini, perché ha sempre detto, c'era il periodo in cui si temeva che il calcio non riprendesse, allora il commissario diceva: se il calcio non riprende, Iachini è l'allenatore della Fiorentina. Se riprende ti pare che sia una cosa se il calcio riprende, vediamo cosa succede. Siamo al discorso che ho fatto prima. Ecco. No, io prima. Michele, Iachini, e concludo, è un allenatore per salvarsi. Se te vuoi fare un qualcosa in più, tipo Europa League o comunque stare su in classifica, con Iachini non ci arrivi, perché non hai schemi di gioco. Può darsi che tu abbia ragione, però non ci sono dati certi su questo. Vediamolo. Iachini, in tutte le conferenze stampa che ha fatto Iachini, ha sempre parlato dell'organizzazione di gioco come principio basilare del suo pensiero. Quindi vediamolo. Ripeto, oggi il resto del Carlino, a proposito di allenatori, ha detto Gabriele Taverni. Esatto, perché insomma tra De Zerbi, Roberto De Zerbi e il Sassuolo, insomma, c'è un ipotetico incontro per il rinnovo nei prossimi giorni, però ci sarebbe un terzo incomodo che sarebbe proprio Rocco Commisso e la Fiorentina, che avrebbero offrirebbero di fatto un contratto a 1,4 milioni di euro proprio all'allenatore del Sassuolo. In questo momento percepisce 1 milione. Se vogliamo, Giorgio, fare uno screening un po' dell'andamento, insomma, dell'allenatore del Sassuolo, con il campionato 2018-2019 è arrivato undicesimo con 9 vittorie, 16 pareggi e 13 sconfitte, mentre in 25 partite sinora col Sassuolo 9 vittorie, quindi le vittorie dello scorso anno, 5 pareggi e 11 sconfitte. Non voglio assolutamente entrare in gara con i colleghi del resto del Carlino, ognuno ha le sue fonti, dico quello che sto dicendo da un po' di tempo e mi allineo all'anticipazione che aveva dato Enzo Bucchioni. Ad oggi, uno dei nomi ancora più accreditato di De Zerbi è quello di Juric, del Verona. Ad oggi, se le alternative a Iachini si chiamano Juric, Di Francesco, De Zerbi, per quello che consta alla nostra redazione, Juric è in testa a questa terna. Juric è esploso quest'anno col Verona. Molti dicono che è reduce da un quintale di esoneri, però quasi tutti col Genoa e basta, perché Crotone ha fatto bene, a Verona anche ha fatto bene. Genoa ha fatto bene. Il Verona, signori, potrebbe anche, con le mosse giuste, potrebbe anche soffiare in Europa. L'ultimo posto dell'Europa League. Io mi sono permesso di dire che, se ti ricordi la settimana passata, che se la Fiorentina può puntare in Europa nel futuro, cercherà un allenatore di livello internazionale. Però se diciamo al momento se deve cambiare, penso che se fossi io un dirigente della Fiorentina, ma non lo sono, il nostro è solo un'opinione, io metterei Di Francesco, Juric, De Zerbi. Perché? Perché Di Francesco, lo vorrei sottolineare, guardate, un'esperienza internazionale bellissima con la Roma, e ha fatto un campionato con la Roma stratosferico. Poi le questioni societarie a Roma, e guardate anche oggi, in questi giorni, proprio perché ci sono notizie.
chiave capo. Fiorentina da Roma, sì. Poi ne parliamo. Anche in questi giorni la situazione in Roma non è facile. Di Francesco è stato un giocatore della Roma, era andato là, preso in mano, poi ci trovava ex compagni di squadra, che vorrei ricordare che Di Francesco ci aveva anche ex De Rossi e Totti, che sono stati compagni di squadra. Gestire una situazione caotica, si è trovato male, ma il primo anno ha fatto meravigliare. Vorrei ricordarvi che ha buttato fuori il Barcellona, cioè è andato fuori con quella medaglia, sicuramente quella medaglia Michele, che ha portato alla Roma 70 milioni, la Roma semifinale di Champions, 70 milioni ha portato, non è che gli ha portato, perché poi l'allenatore Michele, però ha avuto queste debacle. Allora, mi permetto, certo, bisogna ragionare in perché sennò si dice si piglia soltanto allenatori che siano andati bene in precedenza. Sono d'accordo, voglio solo sottolineare che l'unico allenatore che a Firenze ha fatto ha risanato tutti i bilanci si chiama Paolo Sosa, ha risanato tutti i bilanci. Ora te parli a livello economico. No, a livello economico per la famiglia economico. Della Valle, al di là del gioco meraviglioso nei primi quattro mesi che ha entusiasmato l'Europa. Il gioco di Paolo Sosa ha messo in luce talmente tanti giocatori che poi venduti a Madrid. Ci arrivo. Scusa, no, al di là del gioco di... Solo la cosa di Chiesa, per esempio. Chiesa, ma scusa, Crati. Vessino è uno che non è nessuno. Quello che è andato, Vessino. Il terzino che è andato... Marcus Alonso, Chiesa, Bernardeschi, cioè alla Fiorentina con conti fatti gli ha fatto incassare, ha fatto recuperare più di 150 milioni. Ora se vuoi tornare sull'argomento. No, Paolo, no, Sosa, ma dice, non entriamo sull'argomento simpatia o antipatia. Però... Ora se no si entra. No, Sosa, io guardo i fatti. Girone d'andata magnifico. Ma no, anche quasi campione d'inverno a Fiorentina. Anche nel valorizzare i giocatori per una società. Sì, certo. La differenza è un allenatore, che ci sono allenatori che ti ammazzano. Mourinho è uno che può anche vincere. Anche Conte. Ti possono anche vincere. Ma le società le fanno fallire, perché Mourinho ha portato il Manchester United quasi con l'acqua alla gola, il Real Madrid dove mandato. Io credo che Paolo Moratti uguale. Come no? Paolo Sosa dovrà ammettere di aver buttato via una occasione, sì. Come tutta Firenze, la Fiorentina l'ha buttata via, perché quando fai un girone d'andata in quella maniera lì. Ma soprattutto come giochi, soprattutto tutta l'Europa veniva a vedere gli allenamenti di Sosa, come stava giocando, che aveva bisogno. Ti vorrei ricordare, ma questo ci serve per... Anche lui è salito sul tuo comico. Ti faccio solo questa domanda, ma se Paolo Sosa avesse avuto anche un carattere più normale, diciamo, probabilmente invece di finire al Bordeaux era già alla Juve, che l'avevano già opzionato. Allora ti voglio dirti questo, Michel, vedi, voglio fare un paragone. C'è proprio un caso che in questi giorni hanno sottolineato nel libro del giocatore del Real Madrid, che raccontava di Ronaldo, me ne ha raccontato del Mourinho a Barcellona. Modric. Ma non solo Modric l'ha raccontato, esatto. A un certo punto Mourinho ha voluto Carvalho, giocatore che ha speso, credo il Real Madrid ha pagato un so quanto. A differenza di Chiellini, che l'avevano già chiuso, detto anche da Chiellini, pronto per andare là. Il problema è che quando Chiellini doveva andare al Real Madrid, l'ha detto anche da Chiellini, l'ha detto anche i giocatori. Solo che Mourinho si è impuntato, voglio quello di giocatore, ha voluto un portoghese. Certo. Il problema qual è? Che hanno speso 100 milioni, l'ha quasi ammazzato il Real Madrid, ha dovuto andare via, perché Mourinho è uno di quegli allenatori, puoi anche vincere, ma ti dice voglio questo come Conte. La differenza con altri allenatori bravi, che secondo me hanno merito, e qui sottolineo uno è Paolo Sosa, che non solo... gli dai i giocatori giusti, non ti chiede nemmeno giocatore, ti vuole 3-4 giocatori bravi, ma giocatori che, come dire, devono avere una rosa meno completa, lui ti fa dei grandi risultati. Ve lo vorrei ricordare, il Bordeaux l'anno scorso era per retrocedere, hanno chiamato, salvaci che siamo quasi... Ha fatto una squadra di giovani, hanno fermato il campionato, era in Europa. Ma hai fatto, Angelo, Europa, secondo me... Con una squadra di giovani senza spesa, questo... è il merito e finisco di un allenatore, poi può piacere o meno, non voglio entrare più in queste cose che l'abbiamo già discusso. Hai fatto secondo me un esempio calzantissimo, perché lui insomma chiese Kalinic, e chi era Kalinic? Bravo. Non prima di no momento, Kalinic aveva giocato una finale di Europa League con il Dinamo, però nessuno in Italia, capito. Lui l'aveva scelto pagandolo 7 milioni, la Fiorentina l'ha venduto a 33. Questo la pubblica, che è sempre l'anima del commercio. L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni. Tutto mi sembrava diverso. Mi sentivo di cattivo umore. Anche di notte i pensieri non mi lasciavano mai. Dormivo male. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Dalla ricerca scientifica nasce Laila, nuovo farmaco con estratto Silexan, che con una capsula al giorno aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve.
Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Menarini. Vuoi rottamare la tua auto? Allora rivolgiti all'Autodemolizione Leporatti. Autodemolizione Leporatti, anche ritiro a domicilio del vostro mezzo. Rivendita ricambi usati, commercio metalli di recupero. Autodemolizione Leporatti ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001. Che aspetti? Vieni a trovarci, siamo in via Ceppeto 30 a Lamporecchio. Crescita, accoglienza e valorizzazione delle capacità di ognuno. Le parole d'ordine che ogni giorno guidano la nostra passione. Perché fare del bene è la vera felicità di cui il cuore umano può godere. Aiutaci ad aiutare. Dona anche tu il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Opera Santa Rita. L'energia è un viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro dell'Italia. Ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono Estra. Metto la mia energia per dare valore alle imprese. Accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Estra. Energia al futuro. La selezione delle materie prime, le migliori miscele di caffè e la lavorazione diretta e controllata delle capsule. L'alta qualità di Cialde Italia nasce così. Produzione e vendita di cialde e capsule compatibili di caffè e bevande. Acquista online su cialdeitalia.it. Spedizione in tutta Italia. Il tuo pranzo di lavoro veloce, ricco, saporito, cucinato come si deve al prezzo giusto? A Prato la risposta è troppo facile. Bar Valentina. Sì, proprio loro, quelli che aprono alle 4:45 del mattino. Quelli che pagano le tue bollette, quelli che ci sono sempre. E lo volete un consiglio? Assaggiate i panini del Bar Valentina. Fantastici, come un gol di Leo Messi. Bar Valentina, a Prato, a Roma. E non aggiungiamo altro. Dicevamo di turbolenze giallorosse che hanno riflessi per quello che riguarda la Fiorentina. Notizia di oggi che ci sarebbe stata una telefonata piuttosto focosa fra il presidente, o cosa sia non si sa, della Roma Pallotta con il direttore sportivo Petrachi, al quale Pallotta ha rimproverato il tono dell'intervista rilasciata a Sky, nella quale lo stesso Petrachi dice: io sono intransigente innanzitutto con me stesso, ma pretendo lo stesso tipo di comportamento da parte di tutti coloro che lavorano con me, sia sopra che sotto. E io ho lavorato per un anno con Gianluca Petrachi, vi posso garantire che è così, non ha raccontato storie diverse, lui è così, intransigente con se stesso, intransigente con tutto il resto. Sembra che questo rapporto stia per scoppiare e allora sono riprese. Non gli hanno preso un giocatore, Pallotta? È arrabbiato con Petrachi perché Petrachi voleva un giocatore che ora mi sfugge, un giocatore importante, invece Pallotta aveva negato e quindi da lì è nato il tutto. Però e da qui sono riprese, hanno ripreso fiato le idee di Petrachi a Firenze. Beh, non sarebbe male, sarebbe uno, ecco, già sarebbe un'altra insieme al centro sportivo, sì, insieme al terreno per fare il centro sportivo, insieme allo stadio che mi pare sta tirando in avanti quello che ho commesso, cominciare a costruire una società con dei uomini che capiscano di calcio veri. Petrachi, secondo me, è uno dei direttori sportivi più bravi insieme a quello della Juventus. È uno che è bravo a carattere, ma sono convinto che a Firenze farebbe molto bene e potrebbe essere già un'altra pietra. Gabri, l'organigramma con l'inserimento di Petrachi come sarebbe? Ma a questo punto, insomma, si presuppone che Gio Barone andrebbe ad occuparsi solamente della parte amministrativa, della parte, insomma, burocratica a livello di rapporti con la Lega Calcio. E se poi viene nominato in Lega avrà il suo bravo, esatto, da fare. Esatto, Daniele Pradè a quel punto farebbe il direttore generale, ma il vero direttore, cioè il direttore generale o comunque dell'area tecnica, quello che sostanzialmente, se li vogliamo paragonare a quelli degli ultimi anni, il ruolo che ricopriva Corvino, e il direttore sportivo che negli ultimi anni è stato con Corvino ricoperto da Freitas, sarebbe ricoperto da Petrachi. Ti piacerebbe? Io credo giorno? Che nell'eventualità, un'ipotesi che non mi trova un senziente,
nel senso che non ritengo che andrà in porto, però comunque se proprio si deve valutare un'operazione del genere è obbligatorio da parte della proprietà valutare bene i rapporti che possono intercorrere fra chi già c'è adesso e chi arriverebbe. Quindi bene, un tandem di direttori sportivi come potrebbe essere quello composto da Pradè e Petrachi potrebbe avere buoni risultati, ma potrebbe anche combinare grandi macelli. Ecco, bisogna... Mauri? Io credo che la Fiorentina sia alla ricerca più di uno tipo Massia, cioè uno più addentro, parecchio addentro nello scouting, nelle proposte calcistiche che possano venire dall'estero e quant'altro. Direttore sportivo nel senso generico, averne due in casa, la vedo un po' difficile. Mauri? Io mi ero espresso la scorsa volta che Pradè non è un direttore sportivo. Pradè può fare il direttore generale, ma la Fiorentina non ha un direttore sportivo in questo momento. L'avevo detto la scorsa domenica. Però se viene De Zerbi, che è uno abituato a farsi le squadre da sé, e la Fiorentina ha già Lirola e Duncan, che erano due giocatori che hanno giocato con De Zerbi, lui sicuramente si porterebbe dietro qualcuno. Locatelli e Bogà, per esempio, che sono due fedelissimi. Cioè De Zerbi si basa, lui è dei giocatori su cui si basa. Parlando oggi pomeriggio con una persona molto vicina a Roberto De Zerbi, un ex compagno di squadra, non sto a dire chi, mi ha confermato che De Zerbi ha tre giocatori, sono Locatelli, Bogà e Berardi. Però Berardi sembra che rimarrà al Sassuolo e addirittura diventerà capitano. De Zerbi verrebbe di corsa a Firenze, però da quello che mi risulta, da quello che mi è stato detto, non ci sono stati per adesso contatti ufficiali fra la Fiorentina e Roberto De Zerbi. Vediamo, perché ripeto, lui qui ha già due giocatori che con lui hanno fatto molto bene. Sono Duncan, dicevo, e Pollirola. Però sicuramente si porterebbe dietro qualcuno lui. Tornando un attimo al direttore sportivo, Maurizio. Pradè, per esempio, ha questi agganci con la Roma e con squadre dell'entourage della Roma. E soprattutto con il procuratore che è Antonio Lucci. Bravo. Per esempio, dovessero avere la possibilità di venire a Firenze, come si dice e si legge da diverse parti, sia Florenzi che Nainggolan, che però è all'Inter, questo è chiaro, però Nainggolan e Pradè si conoscono bene. Non mi sembra, infatti, per questo che vedo un po' difficoltosa, Per Florenzi oggi in pole position c'è l'Atalanta. Per Muriel, che offrirebbe Muriel. C'è una trattativa. Sì. Però vedi, si torna sempre che lì. Che bello parlare già di mercato. Scelere. Comincerà a settembre, siamo alla metà di giugno, parliamo già di mercato. Vabbè. Non abbiamo ancora ricominciato però, a giocare, guarda, meraviglia. La considerazione di Petrachi ci sta tutta, perché Petrachi, sappiamo che Pradè lavora molto con Roma, quindi la sponda giallorossa naturalmente, quindi sappiamo che lui sicuramente con Petrachi troverebbe, perché lui ha sempre lavorato già dai tempi che della prima esperienza a Firenze con Aquilani, mi ricorderete, ex romanisti, lo stesso Florenzi vorrebbe venire alla Fiorentina, cioè vorrebbe, c'è un interesse della Fiorentina verso Florenzi, quindi secondo me il binomio perfetto Petrachi Pradè sarebbe l'ideale, perché si troverebbero a occhi chiusi. No, ci però, sono... ripeto, la Fiorentina a quel punto cambierebbe strategie, perché a quel punto De Zerbi non sarebbe, secondo me, un allenatore, visto che gli piace fare un po', come dissi l'altra volta, il manager all'inglese, no? Gli allenatori che si fanno la squadra, si portano i propri giocatori. Quindi lo vedrei con Petrachi, De Zerbi lo grande vedrei errore. Difficilmente. Ma ci sono Maurizio, in realtà anche due scuole di pensiero su questo, perché insomma di opinionisti anche settimana via TV, radio, insomma, ne sentiamo tanti, e c'è insomma una scuola di pensiero che insomma indica più la sua strada sul fatto che troppe teste in una società alla fine rischiano di rompere le uova nel paniere, mentre l'altra è dare tutto il comando ad un solo uomo, si può andare incontro insomma a un rischio che poi insomma decida lui, vada anche oltre, ecco, la teoria del grande Claudio Nassi, tre persone a gestire una squadra, l'allenatore, il direttore sportivo, il presidente soprattutto, tre persone troppe. Ma io la penso così anch'io, però ripeto, Pradè ha bisogno di un direttore sportivo, l'abbiamo visto con Massià, Michel, il binomio vincente, più vincente che c'è stato a Firenze è stato quando c'era Pradè e Massià,
si è visto la migliore Fiorentina degli ultimi anni. Però Pradè poi, quando è andato nell'altra società, non ha fatto così bene quando era affiancato come Masià, che faceva davvero direttore sportivo. Allora, caro Michel, fra 10 giorni arriva il Brescia. Arriva il Brescia, obbligatorio. Quando ti chiedevo che settimana si apre per la Fiorentina, perché da domani si va a meno 7, meno 6, meno 5, meno 4, perché si gioca lunedì 22. Una concentrazione già da ora fortissima, perché è una partita decisiva col Brescia, perché più quella che con la Lazio. Con chi giocano Genoa e Lecce? Genoa e sì, Lecce, che sono a questo momento pari a terza e ultima posizione. È una domanda da 86 miliardi, ecco. Non lo so, poi lo vediamo. Io spererei che Fiorentina e Brescia, Fiorentina facesse il risultato come deve fare in una partita casalinga così, e che evidentemente aumenti il distacco dalla terza e ultima, da mettersi un pochino in tranquillità e sicurezza sotto il profilo di evitare la lotta per... Quindi per da qui desumo che tu saresti uno di quelli che dice i meglio me li gioco subito. Di sicuro. Lecce-Milan e Genoa-Parma, Michel. Lecce-Milan e Genoa-Parma, Genoa che... Tra l'altro Lecce-Milan in contemporanea, esatto, Fiorentina-Brescia. Esatto, alle 19.30, esatto, il lunedì. Quindi questo... Lunedì? Lunedì, sì. Lunedì 22. 19.30 Lecce-Milan. Il sabato e domenica giocano... Sabato e domenica 20-21 ci sono i recuperi. Come recuperi? Il 22 in pratica sarebbe l'anticipo, sì, della prima... Sì, giornata che sarebbe la prima delle ultime 10. Mercoledì. A proposito, visto che ormai mi sono infrociato in questo tipo di discorso, dal 22 parte una nuova programmazione per A Tutto Gol. Lunedì 22 dalle 7:30 a circa mezzanotte. Mercoledì c'è Lucia Petraroli, mangiamo quindi in pratica Simon Pagnini, che però sarà nostro ospite lunedì 22 post gara della Fiorentina per commentarla, poi venerdì consueto spazio, dal sabato successivo, che è il sabato 28 se non sbaglio, 27, da sabato 27 giugno, sabato, domenica, mercoledì 19:30, 20:45 per coprire sia il primo turno delle partite alle 19:30 che il turno delle 21:45. In tutti i giorni di campionato, ovviamente non ci preoccupiamo degli anticipi o dei posticipi che non vedano coinvolte la Fiorentina, ma da mercoledì, sabato e domenica dalle 19:30 a Tutto Gol per farvi compagnia fino alla fine del campionato. Finito questo pippottone di autopromozione, possiamo andare avanti? Prego. Grazie. Molto gentili, perché... Il pippottone vorrei studiarlo su Devoto Oli. Come... Pippottone? Sì. No, ma c'è una voce. È concesso dall'Accademia dei Lincei. Ah, sì. Me l'hanno passato. Giorgio, volevo dire una cosa. Non possiamo fare la Serie B perché non sono riuscito a regalarti la Serie B, Maurizio. Mi dispiace. No, vabbè. Giocano in giorni troppo stagione. Complicati. Lo so, la faremo la prossima stagione. No, io volevo dire una cosa che... a me mi è piaciuto molto, torno un attimino indietro, nella partita proprio di ieri, il centrale del Napoli, Maksimović, ha fatto veramente una grande partita. Lui tre o quattro anni fa, no, forse anche di più, è stato sul punto di poter venire alla Fiorentina. Sì. Bravo, bravo Michel. Bravo però Michel. Il Torino l'ha pagato di sai più. Sai chi l'ha portato? Petrarca. Bravo. E infatti, vedi. Sai chi era stato il primo direttore sportivo italiano a segnalare l'attuale giocatore della Roma, Diego Perotti? Petrarca. Ma infatti Petrarca, io Giorgio ho detto che lo vorrei a Firenze perché è un ottimo direttore sportivo. Momento. L'ho già detto precedentemente, secondo me Pradè e Petrarca sarebbe una coppia, perché uno fa il direttore generale, Petrarca come direttore sportivo è bravissimo, perché per esempio Maksimović, ha detto bene Michel, era un giocatore che era nel mirino e ha fatto una partita ieri suntuosa. Il Napoli può ringraziare Ospina, ma anche Maksimović. E Maksimović vi piace piano così piano. Tanto da quando a Napoli non c'è più Sarri, perché Sarri non lo poteva vedere. Sì, infatti l'aveva mandato in Russia, se non sbaglio, a giocare nello via, Zenit. Detto, buono, bimbo, poi torna... questo no, serve. C'era Napoli, c'aveva mano l'asso. Io mi ricordo quelli... Difensore che tu volevi tutta la vita. Mi ricordo che, diciamo fra virgolette, quelli che dicono si intendono di calcio e non capiscono niente, ormai io la mia categoria, cioè molti vogliono parlare di calcio ma proprio non c'entra nulla. Io mi ricordo Manolas, fenomeno per la Juve, no, lo volevano mandare alla Juve per rovinarci, io dicevo no. No, naturalmente poi l'hanno comprato, il Napoli l'ha strapagato, giocatore che complotti, che fa la riserva nazionale greca.
naturalmente ora a Napoli meno male non gioca più, infatti si è visto senza di lui, perché ogni volta c'è lui. Mentre, gioca a Roma ora. Ecco. No, in questi giorni che fanno vedere partite, sai, a Sky, qualche partita del campionato, ho visto l'errore per esempio che ha fatto in Napoli-Roma. Lui, il giocatore del Napoli, cosa ha fatto? Ma è roba da mettersi male a capelli. Cioè, ci sono troppa gente che pompano anche, alcuni che praticano anche questi studi, pensano di sapere tutto di calcio, prendono un giocatore e pompano. Giocatori, bisogna avere i piedi per terra. Bisogna avere i piedi per terra prima di pomparli e di farli pagare giusto, perché sono giocatori che non valgono, perché fanno almeno uno o due errori a partita. Un difensore che fa uno o due errori a partita prende sempre gol. Procuratori, sì, adesso si sta scatenando Raiola, questo individuo, che, insomma, tanto di cappello, però... Tanto di cappello sembra... perché? No, perché ha le deleghe di importanti giocatori ai quali fa guadagnare miliardi, che vanno ad aggiungersi ai miliardi che guadagna lui personalmente. Ora voglio vedere con Balotelli come la risolve, perché sono sicuro che Balotelli, nonostante il casino, l'ennesimo casino, procurato anche adesso, scommettete che Balotelli sicuramente va in una sistemazione elevata. Va in Brasile. Può darsi, in Brasile, ma nel Flamengo, insomma, cioè, ho capito, non squadre di sì, prima fascia. Farà 4 partite, alla quinta lo segano in 2 e ha finito di giocare. Comunque, per dire che casca sempre in piedi questo Raiola. Sì, cerca un Raiola, è uno che ormai... Uno bravo a fare il suo mestiere, uno bravo. Il suo mestiere lo sa fare. Questo è poco. Alcuni giocatori ma sarà sicuro. Prego, dottor Taverni. Sì, un messaggio da parte di Andrea che ci scrive: non verrà nemmeno nessuno di questi allenatori, credo si riferisca a Juric, sì? De Zerbi, la Fiorentina punterà su Blanc, Emery o Spalletti. Massimo Urca, invece... che salto di qualità, eh? Che ha detto? Blanc, Unai Emery. Ma Blanc è 3 anni che non allena più Blanc. Ragazzi, non scherziamo. Giorgio, Maurizio. No, allora, scusate, per portare un allenatore come Emery, che ha vinto 3 Europa League con il Siviglia, ci vuole uno che Emery tra l'altro è un bravissimo allenatore, ma non vengo ad allenare una squadra come la Fiorentina che praticamente ha 2-3 giocatori di livello e si sa, sono i Castrovilli, Chiesa non si sa se resta, se dovesse restare Chiesa, e poi gli altri sono tutti ragazzi di belle speranze, quindi la Fiorentina deve puntare su un allenatore abituato a lavorare sui giovani, poi sicuramente qualcun altro prenderà. Però il commisso non è che l'ha detto chiaramente, non può spendere altri 300 milioni per fare la campagna acquisti. Poi tanti giocatori di livello la Fiorentina non verranno, preferiscono andare in altre società dove giocano. Bisogna costruirla un po' alla volta la Fiorentina. Prossimo anno ci sarà qualche colpo e ci vuole però un allenatore. Spalletti non viene a Firenze, perché a parte l'ingaggio, ma Spalletti vuole una squadra per lottare subito, almeno per arrivare fra le prime 4. Non può venire a Firenze. Chiedeteglielo a Gabriele Taverni che sta lì accertando anche lui. Non viene Spalletti a Firenze. Gabriele Taverni secondo di Spalletti. No, mi permetterei mai. Andrebbe bene. Però sei sempre stato l'unico a dire che difficilmente... Sì. È chiaro che insomma può succedere di tutto nel calcio, nel lavoro, insomma nella vita, in tutto, però insomma attualmente le sue mire sono altre, ecco, questo è... Io, Michel, concludo un attimo, sì. Ho sempre avuto anche la sensazione di un certo suo... Di essere distaccato dal fatto di dover allenare la squadra da toscana per eccellenza. Io ho sempre avuto un po' una sua intervista che ebbe anche un notevole rilievo. Che non è paura, però che comunque è un po' di... Tu dici così, però in quell'intervista che lessi io, non mi ricordo su quale giornale, appunto si diceva che lui, Michelle, gran tifoso della Fiorentina, sì, ricordiamoci, da ragazzo, poi aveva militato nelle giovanili della Fiorentina. Sì. Guarda, Michel, lui, Allegri, che lui sono... Lui è sempre Spalletti. Che sono, sì, lui Spalletti, Allegri, che è una categoria diversa, quello che ha vinto. Nel calcio e nel mondo si insegna una regola, che quando vuoi scegliere, vuoi fare troppo il pompone, rischi di rimanere fermo. Guardate, che se Allegri non trova una collocazione quest'anno, quando nel calcio comincia a stare... Sì, Giorgio, quando la vedo? Perché con quello che è successo ora con la pandemia, ognuno cerca di tagliare, tiene l'allenatore che c'ha, le cose della vita cambiano. Dopodiché bisogna stare molto attenti, perché non è facile ora cambiare via un allenatore che c'ha già un contratto, buttare via soldi alla società, se non un momento, come ho già detto prima, quest'anno saranno scambi di figurine, non ci saranno tanti soldi, figurate se vogliamo buttare via
contratti con gli allenatori, l'ha fatto la Juve perché c'era un contratto lungo, sbagliando Agnelli, sta pagando un contratto a Allegri, così come quello ha fatto l'Inter con Spalletti. Ma non penso che in futuro si possa permettere tanto queste robe. Dovranno mettere delle clausole che quando si rompe ci saranno da pagare degli ingaggi, ma non più così, perché non si possa più permettere, Giorgio. Io credo che non ci saranno più contratti così lunghi. Bravo, perché aggiungo un'altra cosa. Ho visto i contratti che nel prossimo anno può fare Sky, che vuole tagliare quelli che sono i costi per quanto riguarda la Serie A. Però Angelo, ecco, cioè io... sentendo un po' l'opinione di addetti ai lavori, intendo procuratori di vari, la teoria sarebbe questa, cioè i giocatori top e gli allenatori top, sì. Non dovrebbero subire una diminuzione di quotazione. Per quei giocatori medi invece calano. Poi andiamo a vedere che cosa però, ecco, il ministro Spadafora prometterà poi come riforma dello sport, che cosa deciderà di presentare. Come? Buonanotte. Ah, anche tu sei del nostro partito. Bene, meno male. No, però dicevo, in una situazione del genere, una società emergente come la Fiorentina, un imprenditore emergente calcisticamente ovviamente, come commisso, potrebbe riuscire a comprare bene, cioè, a comprare questo, qualità. A questo momento dici Petracchi, magari non questo è un momento, se vuoi costruire per alzarti, intanto mi ci mette le basi. L'ho già detto prima, metti le basi a una dirigenza, compri qualche giocatore, fai un anno che ti riporta da quell'altra parte, come dice lui, poi ricostruisci e costruisci, gli fai lo stadio, ma è il momento di costruire, sempre nelle crisi a livello economico, sempre. C'è sempre chi nella crisi riparte, riparte, emerge, va su, e c'è chi scende. Che invece... Ora il calcio è un settore particolare rispetto Michele, il calcio è un settore particolare, ma in queste crisi... Il calcio a certi livelli, ha detto Benedetti, ci sarà un equilibrio, ma il calcio pagherà un conto salatissimo, che quelli che stanno sotto, perché questo è, soldi non ci sono. Dai dilettanti in su. Ma capisci che il calcio ad alti livelli esiste anche perché ci sono dilettanti, ci sono i settori giovanili. Eppure sotto lo sport. E allora dobbiamo pensare che sarà un'era diversa. Vedrete che quest'anno sono pronto a scommettere, lo dico da 3 mesi, ma ora lo dicono un po' tutte le società, non ci saranno sto dispendio di soldi, scambieranno. Hanno detto bisogna fare mercato con la fantasia. Tu guarda, Gabri, ti faccio un esempio veloce. Fra la Juventus e Barcellona cercano di scambiarsi Pjanic e Arthur. Arthur. Che è cambiare un cane bagnato con un gatto fradicio. Io ho detto Arthur così quotato. Però serve, ma serve per gli artifici di bilancio, perché certo, così tutti e due scrivono una fanno plusvalenza. Fanno tutte e due, si cambiano i giocatori, fanno così. Come il discorso d'Albert Biraghi fra Inter e Fiorentina. Se non è zuppa e pan bagnato. Alessandro da casa lancia anche per la Fiorentina il nome di un altro allenatore, ovvero Marcello Lippi. Eccoci, mancava proprio nel panorama Marcello, anche Marcello. Allora, Marcello Lippi è il top del top, cioè lui è fuori categoria. Marcello Lippi è uno, il problema è che non so se verrebbe a Firenze, perché lui dà gli insulti per carattere, Giorgio lo conosce meglio di tutti, è via di Gino come lui, per carattere non so. Ma certo, prendere Marcello Lippi ti fa da allenatore e direttore sportivo, cioè la società fa un salto di qualità enorme. Cioè uno che ha un'esperienza, uno che per ora nel mondo ha vinto tutto, dalla Coppa del Mondo come squadra nazionale alle squadre di club, punto. Dopodiché cosa gli vuoi dire a Marcello Lippi? E qui una società che lo prende, avesse la forza la Fiorentina di prenderlo, fa un doppio salto di qualità, perché Marcello Lippi ti fa... Da quel poco che capisco, dopo l'esperienza cinese non no, mica più tanta roba. Infatti aggiungo io, la domanda però dei telespettatori io devo rispondere corretto. Se lo prende fa un triplo salto. Però vedo difficile la convivenza a Firenze, piazza che molto spesso lo ha contestato. Ma lo ha anche detto. E lui si è sempre difeso, io con Firenze non c'ho nulla perché c'ha uno zio, no? Non capisco bene. Ma sarebbe, ho permesso di dire che fa triplo salto con lui. Fermi, c'è la pubblicità, poi andiamo a vedere, alla luce di tutto questo che avete detto, una cosa di grafica particolare, perché Giovanni Testa si è fatto un mazzo tanto per farla, quindi è doverosamente corretto andarla a usare. L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni. Tutto mi sembrava diverso. Mi sentivo di cattivo umore. Anche di notte i pensieri non mi lasciavano mai. Dormivo male. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Dalla ricerca scientifica nasce Laila, nuovo farmaco con estratto Silexan, che con una capsula al giorno aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Menarini. Nel tuo primo giorno di scuola eravamo già con te.
quando svegliarsi la mattina era una sfida, noi eravamo lì. Siamo stati con te nelle gioie e nei momenti difficili. Nella nostra regione, nella tua città, nel tuo paese. Anche quando essere vicini è diventato difficile, noi ci siamo stati e ci saremo. Frizzanz, libera il tuo giardino da zanzare con prodotti naturali e sicuri. Frizzanz, professionisti contro le zanzare. Anche quest'anno, ricordati, puoi aiutare ad aiutare senza spendere nulla, donando il 5 per 1000 delle tue imposte a sostegno dei progetti di Anteas, Associazione Nazionale Tutela Età Attive per la Solidarietà. In Toscana sostieni Anteas, riportando sulla dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell'Anteas Toscana. Anche in questo tempo di pandemia, le misericordie della Toscana sono ovunque accanto a te. Sostienile. Dona il tuo 5 per 1000 alla misericordia più vicina a te. Ovunque accanto a te. Misericordie Toscane, ovunque accanto a te. Un bel sorriso è il segreto per rendere la vita più allegra. Sorridere è il regalo più grande che possiamo fare a noi stessi e agli altri. Lo studio dentistico diretto dal dottor Alberto Borgioli mette a disposizione soluzioni impianto protesiche avanzate, compresa l'innovativa impiantologia zigomatica per i pazienti con atrofia del mascellare. È attivo un settore ortodontico che si prende cura del sorriso dei vostri bambini attraverso l'utilizzo di dispositivi di ultima generazione con alta predicibilità di risultato anche nei pazienti adulti, personale qualificato e tecnologia all'avanguardia. Allora, ci stiamo avvicinando alla parte più rovente della trasmissione, perché sarà quella dove avremo le anticipazioni di mercato di Maurizio Canino. Prima però ci arriviamo dando uno sguardo, noi le abbiamo chiamate la corsa Scudetto e la corsa Champions, dando uno sguardo ai calendari delle squadre coinvolte per i due obiettivi. Ovviamente è un riassunto delle partite che però aiutano a fotografare la situazione. Partiamo con la corsa Scudetto, anche se è pleonastico, perché si sa già chi è che vince, chi è che passa primo sotto lo striscione dello Scudetto di quest'anno. Però, per fare trasmissione, no Angelo, sì, vediamolo, no? Cioè, tu sai già, cioè già che lo Scudetto è già assegnato. No, hai avuto delle informazioni riservate te? No, ma mi pare abbastanza palese chi è che vince lo Scudetto. Alla luce delle precedenti esperienze... A me piace molto la storia, è vero che la storia non è, ma però, ora c'è lo Tito, quando non lo so, cosa, beh, dai, quando c'è chi? C'è lo Tito. Chi? Lo Tito non conta più nulla ormai. Lo Tito chi? Non va in Coppa, va in Champions la Lazio, se no non segui il calcio. Ecco, allora, calmati, e prima di partire piede all'asse, vedi, sapevo che Giovanni Testa ce l'aveva, cioè aveva il colpo in canna, in serbo, l'aveva lì, pronto da sparare. Allora, lo sguardo che diamo alla volata Juventus-Lazio per lo Scudetto include e implica ovviamente anche Inter-Sampdoria, certo, del recupero di sabato prossimo, perché nel caso l'Inter di ieri sera, secondo voi, ha possibilità di vincere contro la Samp? Beh, no. Sì. No, allora... Se è più cattiva sotto porta, sì. Sono. Domanda. Sì o no? Ragazzi, la logica... Sì, diritto di è come nei test, nei test della patente. Barrare Casellina, sì o no? Ma di sicuro, sì. Dai. Allora, Maurizio, ma... sì. Inter-Sampdoria è uno fisso. Perfetto. Allora, l'Inter è a meno 6. Poi, l'ottava sì, girone di ritorno, c'è cioè Bologna-Juve, che è, se non ricordo male, il lunedì della Fiorentina, Inter Sassuolo che è nei giorni dopo e Atalanta Lazio che è mercoledì. Guardate, fate bella attenzione bella a una cosa. Ah no, è dopo la Fiorentina, quindi. Sì. Poi c'è la nona di ritorno, è Juventus Lecce, eccola qui, non mi ricordavo giusto. Lazio Fiorentina e Parma Inter. Guardate quello che considerate quello che sta dicendo Angelo Pollina a proposito della Lazio. La Lazio ha due partite, le prime due partite di ripresa del campionato, Atalanta e Fiorentina. Anche la terza. La terza che ha? Torino, a Torino con insomma.
La Juve deve fare il tifo per la Fiorentina, caro Angelo. La Lazio corre il rischio, se le cose girano male, di fare zero punti nelle prime due partite. Io penso che la Lazio nelle prime quattro partite farà un punto. Alla quarta, Lazio-Milan? Fa un pareggio solo? Noi siamo audaci, si fa per parlare. No, perché noi non abbiamo, non abbiamo la palla di vetro. No, voglio dire che questo è un campionato del tutto speciale, sì, del tutto inimmaginabile. Io do una risposta di questo tipo. Di tutto. Non la do preso dal tifo, o meno non me ne frega. No. La do in base a dei dati che sono questi. La Lazio, al girone di andata, vorrei ricordare che nelle prime partite proprio era andata giù perché ha incontrato in 4-5... Poi ha avuto una serie di eventi che nel calcio ci sta, di fortune. Adesso anche il giocatore a centrocampo che è infortunato, non so quando rientrerà. Milinkovic, Savic fermo, il portiere fermo. No, era poca cosa. No. Però intanto c'ha il terzino sinistro. No, il sinistro come si chiama il capitano? Lulic che ha detto che chiude col calcio perché forse non si riprende con la caviglia. Non ha un organico, Angelo, di ricambio per gli altri. Vedo che la prima partita giocherà a Bergamo e sarà una partita difficilissima a Bergamo. Poi ricordatevi che contro la Fiorentina, e statisticamente con la Fiorentina, se la Fiorentina vince col Brescia, come io do per scontato che debba essere così, la Fiorentina può andare a Roma e può fare male alla Lazio, ricordatevelo. Poi c'ha il Torino e c'ha il Milan, sono una passeggiata di salute. Io vedo dura la partita, cioè vedo dura per la Fiorentina la partita con la Lazio. Sì, ma la Fiorentina se vince col Brescia, mi dice Michel, che si mette tra virgolette in sicurezza, puoi andare a giocarti una partita con spensieratezza, libero di testa, perché il problema è che se tu non dovessi vincere col Brescia allora ti metti in una condizione mentale, ma se hai una condizione mentale e la Lazio perde con l'Atalanta, raccolgo il guanto di sfida di Angelo, ritorno sulla grafica: nelle prime quattro partite la Lazio un punto e nelle prime quattro partite la Juve gioca col Bologna, va a Bologna, poi c'ha il Lecce in casa. E poi vai a Genova e poi hai il derby. E poi hai il derby. Quanti punti fai? Ma senti, io penso che Bologna-Lecce puoi fare 6 punti. Sia Bologna-Lecce puoi fare 6 punti. Poi giochi con il Genova. Genova è una partita dura sempre. Sempre stata molto dura per la Juventus a Genova. Anche un punto lo puoi fare. 7. E il derby lo vinci. 10. Quindi 10 contro 1. Si sta parlando della lotta. Più 10. Cioè secondo il mago sulla Pollina Lazio. Sulla Lazio. Sulla Lazio. Dell'Inter. Aspetta, una alla volta. Secondo il mago Angelo Pollina, dopo quattro giornate di campionato, analizzando freddamente il tutto, la Juve si trova a 10 punti di vantaggio sulla Lazio. Ma allora, la logica ci dice che le squadre in lotta per lo scudetto sono squadre più forti. Sì. Quindi secondo me sia la Juve che la Lazio queste partite qui le vincono tutte. Secondo me c'è un fattore da considerare. Con l'Atalanta. Quanto c'è fra la Lazio e l'Atalanta di punti? 6 punti. Certo, è una partita a rischio. Però se te vuoi lottare per lo scudetto, c'è un punto di distacco dalla prima, te devi andare a giocare e vincere. Il calcio ci sta. Quindi secondo qual è la partita che potrebbe modificare la Torino-Lazio e Genoa-Juve? Secondo me Torino-Lazio e Genoa-Juve, se arrivi così, c'è o si continuano a rappattumare o c'è veramente lo stacco. Sì, è chiaro, ci sarà. No, dicevo che scusate, secondo me aspetta, i 5 cambi saranno fondamentali e secondo me l'Inter più della Lazio ha, non come la Juventus chiaramente, ma ha più risorse. Allora, quando la Juve perse per la famosa acquazzone a Perugia. Comunque perse a Perugia gol di Calori. Calori, sì. E lì ci fu il sorpasso. Sì, all'ultima giornata. All'ultima giornata. La Lazio. Questo è. Allora, Angelo dice: non consideriamo l'Inter. Allora, sto sempre sull'analisi fredda che hai fatto tu. La Juve fa 10 punti, la Lazio 1. 1-2. Vediamo che cosa le prime due partite la Lazio ripaga. Vediamo cosa può fare l'Inter, che gioca con il Sassuolo. E vince. A Parma. Vince. In casa con il Brescia e fa 3 punti. E sono 9 punti. E ci fermiamo alla quarta giornata. E a Inter-Bologna. 12 punti fa. Quindi in pratica guadagna 2 punti sulla Juve. E a meno 6 va a meno 4. E ti pare poco? Cioè, scusa, fammi capire. Allora, l'Inter c'è la partita di arriverebbe seconda l'Inter dopo la quarta arriva giornata. Seconda l'Inter. Nella mia testa, se vado i valori, l'Inter arriva secondo. E ti dico anche che l'Inter in queste
4-5 partite fa meno 2 o 3 punti più della Juventus. Do già per scontato nella mia testa che la partita con Inter-Sampdoria è uno fisso. Non e è quindi una va a meno 6. Non è una passeggiata di salute, perché Ranieri ha recuperato tutti gli infortuni, un allenatore di esperienza. Non pensate che sia una passeggiata no, di salute. No, per carità. Però partita che l'Inter può portare diciamo in porto, perché gioca in casa. E naturalmente coi valori la può battere, perché ricordatevi che a Sampdoria sono entrati i due attaccanti, che adesso sia Quagliarella e quell'altro dall'infortunio o meno, è gente che ti fa gol, sono stato attento. Anche Gabbiadini ha una sua storia, bravissimo, cioè. Lo dico, è pericolosa, ma l'Inter dopo Sampdoria c'ha il record di contagiati, è una cosa che potrebbe venire fuori, sì. Anzi, la Sampdoria sì, ma ora... 9 contagiati, sì, ma ora sono già passati no, fuori. Sai, anche si torna al discorso Dybala doveva essere contagiato, tra l'altro ha fatto due volte, no? Ha fatto sì due volte, poi è stato uno dei migliori in campo, tutte lasciamo stare questa roba, andiamo avanti. Frena. Però poi l'Inter le partite che ha l'ha lasciato basito questa no, realtà. No, lasciamo fare sa. Che se entra una polemica parte Giorgio finale. Io ricordo no, Michele è convinto che chi ha avuto il Covid sì, abbia ma problemi io, Giorgio, no è eccetera. Una problematica che vorrei ricordare anche non che noi avevamo i parrucconi che ci dicevano tutti che morti, no, tutti fermi. Morti, poi tutti fermi, se c'è, non giocherà se più c'è nessuno. Uno in una squadra fanno tutti in quarantena. E io dicevo, cercate ad operare un po' il cervellino, il buonsenso, le cose normali, che poi ci siamo arrivati, io e Giorgio lo dicevamo da 3 mesi purtroppo e nessuno ci dava retta, ma perché mica siamo più bravi o facciamo i maghi, mettiamo il buonsenso, come andiamo, siamo arrivati ora, se c'è uno... E alla metà di luglio aprono anche gli stati. Sì, metti in quarantena uno e quelle la squadra ti fa i controlli, se vanno bene vai avanti, ma è normale, perché se uno in supermercato, come è successo in questi giorni, una persona al supermercato ha preso il Covid. Che lavora all'interno del supermercato. Che hanno chiuso il supermercato. Quelli hanno controllato gli altri, si va avanti. Sì. Perciò, ritorniamo al buon senso, lasciamo stare queste robe. Io penso che l'Inter, e lo dico, soprattutto, bisogna capire se Antonio Conte con la società faranno un ragionamento sull'Europa League, che è una roba seria. Guardiamo la parte finale del campionato della lotta a scudetto, c'è la seconda pagina che riguarda le ultime giornate, le ultime tre non sappiamo ancora come saranno divise, però le ultime tre, guardatele bene in contemporanea, facciamo dalla sedicesima, Inter Fiorentina, Udinese Juventus, Lazio Cagliari, 3 partite omogenee, tutte e tre estremamente difficili. Sedicesima. Inter Fiorentina, Udinese Juventus, Lazio Cagliari. 3 partite complicate, sì. Se vogliamo prendere le prime tre in classifica, sì. Juventus, Inter e Lazio. Poi c'è Genoa Inter, Verona Lazio, Juventus e Sampdoria, più facile per la Juve, perché a quell'epoca la Sampdoria potrebbe essere già salva. Poi c'è Inter Napoli, Lazio Brescia e Cagliari Juventus. Atalanta Inter, Napoli Lazio e l'ultima giornata Juventus Roma. Gioca la Juve, gioca in casa l'ultima giornata con la Roma. Napoli Lazio può essere complicata come Atalanta Inter. Perché lì c'è in ballo la Champions. Quantomeno c'è in ballo la Champions. C'è mangio la Champions. Ora, ti devo dire così, per quello che conta, mi pare che il calendario avvantaggi da Juventus. Certo. Però, non solo. Nel calendario. Però siccome qui i valori li dovremmo vedere in campo in un modo diverso, dovremmo capire. Un vantaggio c'ha la Juve, questo sì, che lo stress per la Champions gliel'hanno buttata alla fine del campionato. E questo per una società che patisce soprattutto gli ultimi anni. Cioè la Champions comincia quando è finito il campionato? Comincia dopo il 7 di agosto con il ritorno con il Lione. È un gran colpo di presidente dell'ECA. No, ma è un gran colpo, Agnelli. È un gran colpo. Non cominciamo a dare, le cose vanno come vanno, perché sennò cominciamo a dire no. Sono andate così in questo senso, può essere, non è detto che lo è, ma una fortuna perché di stress, perché è chiaro che la Champions ti porta via energie, ti porta via energie mentali, fisiche, i vari infortuni, e una partita messa male. Però se passi il turno te le puoi anche quindi dare. Alla Juve sì, è andata bene questa sì, cosa qua. Sì, dai, Giorgio, poter finire il campionato e concentrarsi sulla partita... Questo è innegabile. Che, alla Juve la può portare anche un momento, se passa... Tra l'altro mercoledì decideranno di fare però, le Final Eight a Lisbona, cioè a casa di Cristiano Ronaldo... Dove Cristiano anche quella non è che gli strano, sia andata no? Malissima la Juve, ma, devo dire miseria. La verità. Però, dicono ecco, campo neutro. Dicono. Però loro fanno bene a non considerare a vendere la pelle dell'orso no, senza averla ammazzata. Nel senso che anche le altre squadre, il Bayern, chi ci sarà poi? Il Manchester City. Il Manchester City non si sa, che Barcellona o Manchester City, una dei due va. No, Manchester City aspetta, è cioè, contro... Barcellona. Guarda che noi continuiamo con a non Real prendere Madrid. In considerazione... Real Madrid. È una dei ma due. Noi continuiamo a non prendere in considerazione Atalanta. Atalanta e Napoli. L'Atalanta già passato il turno. Sulla partita... Final Eight potrebbero essere italiane. No, anche perché giocano la partita secca. Quindi l'Atalanta è una partita secca sicuramente. Il Napoli che potrebbe passare col Barcellona. Napoli ha fatto 1-1 in casa. No, 0-0.
e potrebbe fare 1-1 là e passare il Napoli. Sta attento a quello Gabriele. Che controlla Gabriele, non è convinto. A proposito di intersecazioni con la lotta a scudetto, Maurizio, innanzitutto ti trovano queste analisi? Ti ritornano? La Lazio ha delle partite difficili obiettivamente, mentre l'Inter la vedo un po' più. L'Inter potrebbe trovare difficoltà con la Fiorentina, perché la Fiorentina è una squadra che con gli Achini si chiude molto. Anche la Lazio potrebbe trovarsi in difficoltà, perché col rientro di Ribéry, e l'abbiamo visto, voi direte il Milan, ma il Milan lasciò spazi. La Lazio, se attacca come fa di solito la Fiorentina, lascia spazi a Ribéry, Chiesa e Vlahovic, o Vlahovic diventa difficile. E vanno. Perché sono giocatori che hanno difficoltà. Quindi la Lazio con la Fiorentina in casa potrebbe trovare un grosso ostacolo. Lo stesso vale per l'Inter, che è una squadra, lo sappiamo, che Conte gioca in ripartenza. Quindi se la Fiorentina sta dietro e aspetta, l'Inter, a parte Lukaku, trova difficoltà. Poi volevo dire un'altra cosa, riferendomi all'Inter. Ho visto un Lautaro che sembra, pensi già al Barcellona, sì, con Napoli. È vero, hai ragione. Non c'è stato, non è esistito. Hai ragione, Maurizio, ma se il Barcellona vede questo Lautaro, gli dice resta a Milano. Io vi posso dire una cosa sul Lautaro. Cioè, a me pare che l'avete pompato talmente tanto. Colpa di Maurizio. L'avete pompato. È colpa di Maurizio Canino, che ha incominciato a venderlo subito come favorito. Sì, colpa sua. L'avete così con lui. Pompato così tanto questo Lautaro. Intanto non mi pare che abbia fatto sfacelli di gol né quest'anno. Poi è andato in doppia cifra sempre, però. Sì, doppia cifra, va benissimo, ma doppia cifra è 110 milioni. Forse all'Inter io lo porterei in collo, ma uno pagherei due energumeri, ci portatelo in collo. Quello che sperano è proprio questo, perché io l'ho visto ieri, c'ha delle partite quando in forma, se giochi in contropiede, Lautaro Martinez con una spalla come Lukaku che gli fa da sponda e lo lancia, il contropiede è veloce, la porta la vede, ma se deve attaccare deve stare dentro l'area e non è proprio quel killer dentro l'area. Aveva ragione Michele, 1-1 l'andata Napoli-Barcellona, no 0-0, sì. Vero Gabriele? Esatto. Sì, sì, Lautaro è un contropiedista, sono d'accordo anch'io, Lautaro è un giocatore, per esempio a Barcellona non sai perché andrebbe bene Angelo, perché con Messi... giocatori molto rapidi davanti, ecco lì si potrebbe trovare bene. Sì, sì. Però se lo metti in una squadra dove te attacchi, lui non trova i metri che gli servono. Un contropiedista, un giocatore che si trova bene con Lukaku, perché intersecata la lotta scudetto, c'è la lotta Champions, perché sì, abbiamo visto che le ultime giornate di campionato mi fate vedere, perché non ricordo quanti punti è, no, volevo vedere quanti punti è la classifica, che non ricordo, da l'Atalanta, dall'Inter, e da quanti punti era l'Atalanta? Allora, l'Atalanta è a 48 punti, l'Inter ne ha 54, la Lazio 62, la Juventus sì, 63. Sì. Tenete presente che nella volata Champions... c'è anche la Roma, che è a 45. Noi, infatti, se non ricordo male, noi abbiamo inserito fino alla Roma, non abbiamo inserito il Napoli nella lotta Champions. Cioè, l'abbiamo legata a Inter, Atalanta e Roma, tre. Sì. Che hanno questo calendario. Sì. Sì. Oltre alle altre di cui vi abbiamo parlato, nella sesta giornata, Verona-Napoli-Inter-Sassuolo, che l'abbiamo già vista. Tanto l'Atalanta c'è da recuperare, insomma, l'Inter potrebbe andarci un po'. Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria potrebbero prendere e ti voglio ricordare che è avvantaggiata con la Lazio in casa, perché gioca già una partita ancora più pronta, a doppio vantaggio. E vorrei ricordarvi che l'Atalanta all'andata con la Lazio vinceva 3-0. È finita 3-3. Poi c'è alla nona giornata Milan-Roma, Napoli-Spal, Udinese-Atalanta e Parma-Inter, Inter-Brescia, Atalanta-Napoli, Roma-Udinese, questo è un turno che potrebbe dire bene per l'Inter, Inter-Bologna, Cagliari-Atalanta, Napoli-Roma, anche qui la Roma è svantaggiata, Genoa-Napoli, Atalanta-Sampdoria, Roma-Parma e Verona-Inter, questo è un turno abbastanza... Che giornata sei, scusa? Siamo alla dodicesima, l'ultima della riga. Genoa-Cagliari. Genoa, Napoli, Atalanta, Sampdoria, Roma, Parma e Verona, Inter. Sono tutte partite difficili, eh? Siamo già alla dodicesima, sì, dove probabilmente... Sì, però ti vorrei ricordare che anche Parma, certo, un campionato diverso, ma trovi noi, perché noi ci ricordiamo, magari, Verona, come se fosse... Guardate che Verona è zona Europa. Zona Europa, se finisce bene. Incontrare il Parma, queste squadre che si equivalgono all'incirca, anche se la Roma è meglio, con Parma, con Verona, sono partite difficili, che si giocano con...
con... Mi fate vedere anche la volata comunque, finale della Champions. Vince chi si sarà adeguato meglio a questo singolare finale di campionato. Allora, eccola qui. Guarda le ultime tre giornate di campionato. Genoa-Inter, Milan-Atalanta, Roma-Fiorentina. Dopo Inter-Napoli, Torino-Roma, Parma-Atalanta, l'ultima Atalanta-Inter-Napoli-Lazio-Juventus-Roma. Ma che bella giornata è l'ultima giornata di campionato. Giornata... Meravigliosa, al 3 di agosto. Pensate che meraviglia, tutti pronti per andare in vacanza, allora, tre partitone così. L'ultima giornata ti posso dire questo, se la Juventus ha vinto, aveva già vinto lo scudetto, fa vincere la Roma. Perché? Perché c'è in ballo ad aiutarla su Zaniolo o meno. Come Zaniolo? Zaniolo alla Juve, perché gli salverebbe il bilancio. Alla Roma ci dai una notizia o? Vi do una notizia, come quando hanno fatto lo scambio Spinazzola-Pellegrini con una roba, una plusvalenza, lasciamo stare. Hai capito, per tutte e due. Le racconta così. No, le racconto perché siccome sono notizie abbastanza precise su Zaniolo. Poi dopo la pubblicità ti promuove o ti boccia il professor Carino. Sì, su Zaniolo dico solo questo, su Zaniolo l'unica squadra lo può prendere veramente la Juventus. Lo può prendere dandogli in cambio dei giocatori un po' di soldi. E probabilmente sotto questo aspetto ormai da anni che fanno... Si sta parlando di un grande giocatore che era Viola. Ormai era da Viola. Anni, Giorgio, gli scambi Roma-Juventus rimettono a posto alcune questioni. Vedi Pjanic. Vedi Pjanic, ma ne potrei dire diverse. Vedi Pjanic, vedi... Allora, quella veramente la vedo una partita che se la Juve ha già vinto il campionato, cioè già chiuso, può diventare una partita di far giocare. Magari un po' quelle... Sei in casa, difficile. Insomma, che tu chiudi sì, un campionato. Magari no, pareggio. Da ufficio in casa. Questa è la Champions, però. Quale, ci avete sempre visto, è normale. Dopo sette giorni è la Champions, tra l'altro. Sì, ha ragione. Bravo, Gabriele. Dopo cinque giorni c'ha la Champions. La Juve potrebbe aver vinto il campionato, mettere la riposare un po'. Fai gioca Michela alla destra. Sì, guardate che ho visto apposta la classifica. È vero che la Roma ha 3 punti dall'Atalanta, però l'Atalanta c'è una partita di recupero, potrebbe andare a 6. La Roma deve recuperare, ma anche per l'Atalanta vale lo stesso discorso della Juve. L'Atalanta ha già passato il turno, può concentrarsi sul campionato, può veramente fare streak l'Atalanta. Perché guarda, l'Atalanta senza pubblico è una di quelle squadre avvantaggiate, che gioca un calcio asfissiante che non ha bisogno, no? Perché della spunta del pubblico. Però in un modo rapidissimo, Angelo, perché dobbiamo andare in pubblicità, perché poi dopo c'è il mercato, mi devi dire, alla luce di questo momento... Come si può sostenere che la Lazio stia fuori dalla Champions? Perché la Lazio la vedo per tanti motivi, velocemente. Cioè la Lazio arriva quinta. La Lazio c'ha il mondo contro. Questo è innegabile. Si è messo in conto del mondo del calcio, prima come andava, adesso c'è il mondo del calcio contro, il mondo delle televisioni contro, e ha una situazione dell'indagine della magistratura che può scoppiare da un momento a un altro. Tutto il servizio che gli hanno fatto le Iene, con dei dati ben precisi. Poi ci hanno ancora finito di pagare i famosi soldi. Cioè, attenzione, la Lazio ha forzato la mano 15 anni fa. Perché quello della comunicazione aveva forzato la mano, cercavano di ribaltare le situazioni. Nel ribaltare le situazioni si è messo tutta la parte del mondo del calcio e anche le società contro. Queste robe poi nella vita si pagano. Fermi tutti, non facciamo invece arrabbiare la pubblicità, in orario perfetto. Grazie Giovanni, grazie Leo. Nel tuo primo giorno di scuola eravamo già con te. Quando svegliarsi la mattina era una sfida, noi eravamo lì. Siamo stati con te nelle gioie e nei momenti difficili. Nella nostra regione, nella tua città, nel tuo paese. Anche quando essere vicini è diventato difficile, noi ci siamo stati e ci saremo. L'energia è un viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro dell'Italia. Ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono Estra. Metto la mia energia per dare valore alle imprese. Accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Estra. Energia al futuro. Vuoi rottamare la tua auto? Allora rivolgiti all'Auto Demolizione Leporatti. Auto Demolizione Leporatti.
usati, anche ritiro a domicilio del vostro mezzo. Rivendita ricambi usati, commercio metalli di recupero. Autodemolizione Leporatti ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001. Che aspetti? Vieni a trovarci, siamo in via Ceppeto 30 a Lamporecchio. Il Bar Valentina, un colpo di fulmine, te ne innamori subito appena ci entri. Colazioni da sogno, cioccolata e i cioccolatini, tante idee regalo, il pane fresco, una meraviglia. E poi il Bar Valentina ti offre un grande servizio, il pagamento delle tue bollette e il disdico di tante altre pratiche burocratiche che ti fanno perdere tempo. Bar Valentina a Prato, in via Roma, aperto dalle 4:45 del mattino. Famoso non per caso. Seguici su Facebook. Momento di Maurizio Canino e delle sue anticipazioni di mercato. Prego, professore. La Fiorentina, dichiarazioni di Benassi che aspetta Berardi a Firenze, quindi vedi, ecco. L'indiscrezione che ti facevo su proprio su De Zerbi alla Fiorentina, se Berardi viene a Firenze, De Zerbi, visto che è uno dei suoi pupilli, sicuramente lo segue, o viceversa. Io non scarterei Boga, l'ipotesi Boga, perché la Fiorentina comunque, anche se il giocatore è corteggiato anche dal Napoli, a Firenze secondo me in caso di partenza di Chiesa sarebbe il sostituto ideale, perché è un giocatore molto rapido. Mauri, fammi capire, sì. La Fiorentina si sassuolinizzerebbe? Ha già due giocatori del Sassuolo, quindi De Zerbi sappiamo, cioè, lo stesso, farebbe lo stesso processo di osmosi che cercò di fare Sarri quando andò a Napoli dall'Empoli. Sì, portò via dall'Empoli tutti, solo che è un po' diverso. E Sassuolo-Firenze è un po' diverso. Sì, però sono giocatori, perché ripeto, la Fiorentina non si può permettere un mercato da spendere 200-300 milioni, perché se vai a prendere certi giocatori, ammesso e non penso che vengano, perché... Ripeto, i grandi giocatori vanno in Italia, vengono alla Juventus e all'Inter. Perché? Perché hanno degli ingaggi alti, sono squadre che comunque li possono supportare. E quindi la Fiorentina, secondo me, andrà su, se dovesse venire Zerbi, andrà su altri giocatori del Sassuolo. Ho fatto due esempi. Io vedo più difficile Locatelli, perché se arrivasse Locatelli, che è un altro pupillo di De Zerbi, dovrebbe andare via Castrovilli. Ma lui ha detto che viene Berardi a Firenze. Sappiamo che ha molto mercato, ma non credo che lasci la Fiorentina. Poi, per quanto riguarda, c'è il discorso di Milenkovic, che è molto seguito dal Milan, che proporrebbe uno scambio con Paquetà. Ah, ecco, questo mi mancava. Milenkovic, Paquetà. Paquetà l'altro giorno... delusione assoluta. Aspetta, facciamo finire la raffica di notizie di Maurizio e poi andate con i commenti. Vai. Il Milan offre Paquetà alla Fiorentina e vuole Milenkovic. Questo è lo scambio che si prospetterebbe. Poi sicuramente credo ci sarebbe qualche, insomma, dovrebbe dare qualcosa al Milan alla Fiorentina, visto che il giocatore, il centrale Viola, è un giocatore comunque appetito anche all'estero, soprattutto in Premier. Pezzella? Poi Pezzella secondo me va via, è già non fa più già parte del progetto Viola, però credo che andrà all'estero, non lo vedo ancora in Italia. Pezzella dovrebbe lasciare l'Italia, il nostro campionato, quindi la Serie A. Poi ripeto, Castrovilli dovrebbe rimanere, Chiesa c'è un rebus perché è molto ricercato all'estero da squadre importanti e offrono più sicuramente di Juventus e Inter. L'indiscrezione su Zaniolo è vera, nel senso che la Juventus ci sta parlando, anche perché la Roma sarà costretta, oltre che a Zaniolo, anche a cedere l'altro gioiello, Pellegrini, che dovrebbe poter andare. C'è una lotta appunto fra l'Inter e il Napoli, vedremo. Io credo che l'Inter in questo momento sia avvantaggiata, però i due gioielli di casa Roma potrebbero lasciare, parlo appunto di Zaniolo alla Juventus e Pellegrini, dovrebbero cambiare aria. Poi la Juventus prepara altri colpi importanti, sappiamo soprattutto che molti giocatori andranno via, Pjanic, Khedira e lo stesso Higuain. E lì si crea il rebus centravanti, nel senso che la Juventus, se va via Higuain, deve trovare
un altro giocatore. Noi proponemmo l'indiscrezione l'altra settimana di, appunto, di Lewandowski, che prende il doppio di quello che prende Higuain, però la Juventus, con diversi ingaggi alti, che abbiamo già detto, in caso sicuramente andranno via, e quindi la Juventus punterebbe tutto sul centravanti del Bayern Monaco. Attenzione a Dybala, perché è uno dei punti fermi, è vero, in questo momento, però sta chiedendo un aumento dell'ingaggio, quindi circa 12 milioni netti l'anno. La Juventus potrebbe anche magari accederlo, perché il giocatore ha molto mercato, soprattutto in Spagna, e quindi vedremo. L'Inter, parametro zero Pedro, questa è una notizia che ormai circola da diverso tempo, e poi sicuramente farà grossi colpi. Si parla di Kumbulla, c'è un Kumbulla, quello del Verona, giocatore molto appetito anche dalla Juventus, oltre che dall'Inter e anche dalla Lazio. Giovane di talento del Verona che ha molto mercato. E ripeto, l'Inter sta soprattutto vedendo in mediana, anche per Tonali, che però c'è sempre la concorrenza della Juventus. Io credo che la Juventus alla fine, però, se dovesse prendere Zaniolo, non so, uno dei due, Zaniolo e Tonali, la Juventus andrebbe un po' a mancare di esperienza. Non ha tanti soldi la Juve da spendere, eh? Sì, però farebbe dei cambi, perché ripeto, ci sono delle cessioni importanti in vista, ripeto. Però la Juve fa fatica. Li trova i soldi. Ah, è vero, ha chiesto un prestito in questo periodo. Sì, nei 25.000 euro. Maurizio, un amico... Anche nascosta, Maurizio, scusa, non è così sicuro di restare. Posso farti, Maurizio, una domanda? Ti ho seguito attentamente. Ma a Firenze vanno via tutti, Terzino, Pezzella, ma chi gioca? Abbiamo detto, aspetta, perché abbiamo detto Milenkovic, Pezzella... forse Chiesa, no, ma lascia sta Chiesa, ma in difesa chi gioca poi? No, ma tra Pezzella e Milenkovic ne va via uno. Ho anticipato le scorse volte, ne va via uno tra su Rugani, l'abbiamo detto, ma che sicuramente è in uscita dalla Juventus, potrebbe essere un rinforzo, e poi abbiamo parlato di altri giocatori. Rugani e Romero del Genova, Rugani che è sempre della Juventus. Romero che è sempre dalla Juventus, che però non troverebbe spazio, perché la Juventus, sai bene, Angelo, ma quanto gli dà la Juventus per questi due giocatori? Ci vuole 70-80 milioni per due giocatori così. 60. No, io credo che la Juventus chiederà delle contropartite. Vabbè, te le regalo. E chi è la contropartita? Io ti dico che la Juventus vorrebbe Castrovilli, magari non per questa stagione, ma per la prossima. So che c'è un interesse da parte dell'entourage bianconero per il forte centrocampista della Fiorentina, che andrebbe con Betancourt mare per il futuro, un centrocampo. Maurizio, dacci qualche ipotesi in entrata, tu ci stai parlando. L'ha detto prima, ti ha parlato di Berardi, ti ha parlato di Bogà. Molti giocatori, appunto, dal Sassuolo. Poi la Fiorentina sicuramente prepara un colpo grosso a centrocampo. Io non scarterei, appunto, l'ipotesi Goetze, che l'ho detta, l'abbiamo parlato anche l'altra settimana. Mario Goetze. E sicuramente, sì, è un giocatore che non domanda sarebbe... per te da Gabriele. Ti chiede un amico a casa, Maurizio, cosa c'entra Locatelli con Castrovilli? Perché insomma hai parlato anche di questa ipotetica trattativa. Locatelli ti dice è un regista. Sì, no, ma questo è logico. Castrovilli adesso ha un'altra valutazione. Però, ripeto, Castrovilli ha grandi offerte. Io non credo che questa stagione andrà via. E io perché ho parlato di Locatelli? Perché è uno dei fedelissimi di Roberto De Zerbi. Sicuramente è un giocatore che magari potrebbe fare anche il vice Castrovilli, perché Fiorentina a centrocampo è vero, ha Amrabat, ha sicuramente Castrovilli, però alcuni giocatori, per esempio Pulgar, è in uscita secondo me, perché se Pulgar non conferma in queste ultime giornate di campionato, in questa ci sono anche diverse squadre di Premier infatti su di lui, insomma, infatti, quindi la Fiorentina comunque anche in panchina avrà bisogno di rinforzarsi. Io so che c'è grandi La Fiorentina può fare un grande centrocampo, insomma. Cioè io dal conteggio che ho fatto di Maurizio, se non vado errato. Lo sapevo. No, dal conteggio ho fatto. Angelo, no, io ti premetto questo. Scusa, quello che vuoi. No, ma sommessamente mi permetto, l'ho seguito attentamente. Dal tuo conteggio la Fiorentina spende 200 milioni. Ma io sto zitto perché il commisso ha detto non si può spendere, c'è fare prefinanziari. No, perché tu vorresti, nella tua testa, lo capisco, sei stato bravissimo. Così fai una grande squadra, porti Berardi, che io ritengo che sia un giocatore eccellente, cioè io ritengo che si è perso un po' per la testa, ma è uno dei giocatori più forti che secondo me... Non che la butta dentro come potrebbe. Però i gol li fa sempre. Allora, porti Berardi, mi compri Rugani, mi compri, ci vuole 200 milioni.
Spezzo non li posso spendere, ma sto zitto, sto muto perché cioè, no, ti tieni Chiesa. Ti tieni quell'altro, come si chiama? Castrovilli. Ti tieni tutti e ne spendi 200. E siccome non le puoi spendere, ha detto Rocco, commisso, io sto zitto. No, però ecco, Rocco non ha detto proprio così. Vabbè. Rocco ha detto che evidentemente la Fiorentina non può permettersi di spese che fanno... ha sottolineato lui. Ma quest'anno è una versione attenuata del fair play finanziario anche in virtù del problema del Covid. Vabbè. Quindi non c'è da aspettarsi colpi alla Ronaldo, questo è chiaro, è evidente. Però non è nemmeno... che sarà una preparazione di una squadra al ribasso. Michele, ma mi aspetto secondo me qualche colpo, anche qualche parametro zero, qualche Ribéry, chiaramente. Bravo, in modo decisamente, magari speriamo di no, però Maurizio è 3 settimane che punta su Mario Götze, che sarebbe il parametro zero perfetto. Ma anche Pedro, che la redazione fiorentina.com sta preparando una grossa fella. Però Angelo, voglio risponderti. Se va via Chiesa, alle cifre di cui si parla, Chiesa è un giocatore molto appetito anche all'estero. La Fiorentina ce l'ha i soldi per fare il mercato. Perché comunque se va via Milenkovic, va via Chiesa, sicuramente Pulgar secondo me andrà via. Cominciano a essere diversi giocatori che... insomma, Maurizio, però le squadre forti si caratterizzano perché tengono quelli bravi e comprano altrettanti bravi se sei una squadra che vuole avere ambizioni. Poi finire nella parte sinistra della classifica, che vuol dire arrivare dal primo all'undicesimo posto, o al decimo posto. Devi comportarti in questa maniera, quindi non puoi impostare il rafforzamento di una squadra sulla vendita di Chiesa, di Milenkovic, cioè dei giocatori. Fatemi sentire una parentesi su un nome caldo che hanno invece trovato i colleghi di Fiorentina News. Esatto, perché in settimana insomma siamo stati attenti anche a questa ipotetica trattativa, perché dei contatti si sono già avviati con Pedro, ex Barcellona, attualmente in forza al Chelsea, in scadenza. Perdonami, non il centravanti. No, esatto. Ecco, chi è il giocatore che ha fatto litigare Petrachi, Pedro. Insomma, un calciatore soprattutto con un'esperienza internazionale altissima, ha vinto un mondiale, ha praticamente vinto tutto tra Barcellona e Chelsea, ha dell'87, quindi a 33 anni, porterebbe anche insomma in dose alla Fiorentina quella. A me lo danno all'Inter. 5 milioni di euro l'anno. Quindi Pedro me lo danno all'Inter. Gabriele, Pedro me lo danno all'Inter sopra Pedro. Sembra che sia la destinazione preferita. Addirittura tutti potrebbe interessare anche alla Juventus. Anche alla Juve, tutti lì. All'Inter però Sanchez... No, ragazzi, non parlate della Juventus, per favore, lasciate, non mettete, tutte le volte pensate di mettere i giocatori di una chiamata. Mediocrità alla Juventus in questo modo. Ragazzi, come la mediocrità? Pedro lo comprerei per Festival Bar, per fargli cantare la canzone Pedro. Ma cioè, che tu, cioè, perché se no veramente, qui si va una barzelletta, ragazzi, se no veramente va di ridere, dice Pedro alla Juventus, per fare Festival Bar prima di iniziare le partite, lo metta lì e canta la canzone. Ma lascia perdere, Maurizio, ma lascia perdere. Uno ha fatto con l'anno, vada da Chelsea. No, non è una punta pura, però. Ho capito. Ma che se la Juve, dove gioca la Juve? No, alla Juve che gli porta le bottiglie di tè alla gente, che cosa deve fare? Ma in panchina, ora un minimo. Comunque che usciranno. Sì, ho capito. Ma tu alla Juventus, mi vuoi portare Pedro che ha 33 anni? Ma è un bel posto, Pedro. Può anche essere, Maurizio, che ora non ci sono gli spettatori e c'è bisogno di portare un po' di tè sulle tribune, non lo so, ma non scherziamo, ragazzi, fate dire cose serie. Se dite alla Juve, se no fanno come quelli che dicono alle bombe, tutte lo vogliono alla Juove. C'è un giocatore che passa per la strada, lo vuole la Juve. Pollina lo vuole la Juve. Ci sono delle squadre interessate, così. Fra cui non Inter, funziona. Juventus. All'Inter posso capirlo, all'Inter lo posso capire, ma lo posso capire. Guarda, la Juve nella sua storia ha comprato Penso, per esempio. Perché era il capocannoniere della Serie A. Allora, per assonanza, infatti, Pedro. Ma soprattutto Bernardeschi, che comunque non mi sembra abbia fatto grandi cose. Appunto, era il vostro pupillo, ma voglio dire, Pedro sicuramente ha fatto più di Bernardeschi. Ma io Bernardeschi, Maurizio, ti vorrei ricordare che siete voi che l'avete pompato. A me c'è qui Giorgio può testimoniare, io non l'avevo preso, sono errori della Juventus, come quello che ha comprato Kulusevski dal Kulusevski lo ci aggiungo io, perché ha fatto un piacere all'Atalanta. Perché parliamoci chiaro, hanno fatto una plusvalenza, perché un giocatore ha giocato 5 partite in Serie A, sarà anche forte, ma io lo pago 35 milioni, non lo pago mai. Quelli sono errori in una società. Sai è buono. Vediamo come va l'eventuale. Scusa Giorgio, però ha fatto 10 partite.
in Serie A, 10-12 partite. Ora, se noi, la Juventus fa queste robe perché aiuta le sue squadre satellite, dai, parliamoci chiaro. Ah, però, finalmente! Finalmente, perché, Giorgio, finalmente, ora che sei uscito sotto... A me, ecco, quando non mi piace l'ipocrisia della gente... Perché lo sanno tutti, ognuno ha le sue squadre satelliti di saluto, la Roma, l'Atalanta. Angelo, abbiamo un messaggio bellissimo perché un telespettatore ci scrive: caro Pollina, la Juve ha comprato Felipe Melo anche. Certo. Bravo, guarda, ma quegli anni lì ha ragione, abbiamo comprato la lavatrice, Andrade, Felipe Melo, Paulsen, cioè abbiamo comprato quegli anni lì, e c'era un certo Cobogli Gigli che cominciava supermercati della carta, poi c'era Luca. C'era tutta questa gente lì alla Juventus. Luca a Montezemolo. Sì, che l'hanno cacciati via dalla Ferrari, da tutti. Non li dice. Ma perché no? Certo, l'hanno cacciati via dalla Ferrari, dal gruppo Fiat, perché stavano facendo un disastro pazzesco dalla Ferrari alla Fiat, perché sta gente lì. Abbiamo comprato quei giocatori, noi abbiamo comprato Andrade 70 milioni, ma non ha mai giocato una partita. C'era il direttore sportivo francese. Sì. Diego Ribas, anche a Mauri. Guarda Paulsen, guarda che bello Paulsen in maglia. Cioè Paulsen, che un giocatore, a posto di prendere quello spagnolo del Real Madrid, abbiamo preso quello perché c'era Ranieri che gli piaceva, perché diceva questo... Come si chiamava il direttore sportivo? Allora, davanti a tutto questo c'era quello Laurent, come si chiamava? No, state parlando. Quello francese, direttore sportivo francese della Juventus, se non mi viene, Giorgio, aiutami a dirlo. Da come mi è entrato in testa, il francese che era con quello che faceva la cosa con Bolli Gigli. Sì, come si chiamava? Ora, quando te lo dico, Antonio, vedi, non ve lo ricordate nemmeno voi, Michel se lo ricorda. Direttore sportivo francese. Sì, ai coi tempi di Cobolli Gigli. Blanc. Ma Blanc giocava. No, Blanc, cioè, Blanc, pensavo allora, Blanc, però non mi tornava. Cioè, Laurent Blanc, che Laurent Blanc, che è l'ex giocatore. Laurent Blanc. Sì, c'è quello che è l'ex giocatore. Sì, è vero. E c'è un nome simile su Blanc, francese, che era il direttore sportivo della Juve. Ora, quando ve lo vado a trovare, ve lo dico, perché da quanto mi è entrato in testa. Ma non è che sia un argomento che mi interessa particolarmente. Rispondo al telespettatore, che ha ragione. Ci avete rifilato Felipe Melo e avete stati bravissimi, però quello Corvino in quell'occasione fu. Ci avete rifilato Bernardeschi, perché la Juve c'aveva Allegri, gli piaceva Corvino, ancora una volta avete stato bravissimi. Io penso che Chiesa non ce lo rifilate, siccome c'ha tanto mercato, come dice Maurizio, c'ha così tanto mercato, vediamo chi lo compra a quelle cifre là, di tutto questo mercato. Comunque voglio dire, Felipe Melo a Firenze fece un grande campionato. Sì, a Firenze. No, per dire, Giorgio, mi consente la mentalità della squadra che vendeva. No, per rispondere a Angelo, dice di perdere qualcosa in carriera, ha vinto. Avete giocato con Mitra Matri, voglio dire, alla Juventus. E abbiamo può vinto. Venire Pedro, che magari abbiamo farà... vinto con Matri e Quagliarella. Abbiamo vinto 3 scudetti, Maurizio. Con Quagliarella e Matri abbiamo vinto 3 panchina, scudetti. Panchina, Vucinic, grande Antonio. Vucinic, poi Vucinic, no, abbiamo vinto anche un questo, un altro Maurizio. Idolo di Angelo Pollina. Però, sentite, sì, abbiamo 180 secondi di trasmissione, Pedro, 180 secondi di trasmissione, usciamo dalle gherminelle. Tutte le notizie che ti ha dato Maurizio Canini ti fanno stare? Parlo in chiave viola, Le notizie di mercato non mi gasano, non ti più di tanto. Capito. Un po' perché bisogna vedere se tutti questi affari poi troveranno una concretizzazione. E un po' perché così a occhio... Non è che sia convinto tanto dei nominativi che ha fatto. Io vorrei una campagna acquisti e cessione della Fiorentina all'insegna del no scommesse, perché ne abbiamo avute troppe negli ultimi Berardi anni. Berardi non è una scommessa, Michel. Io voglio giocatori che dà rendimento certo. Ma Florenzi e Nainggolan non posso pretendere Ronaldo, certo. Però vorrei gente in grado di... Se dai in chiesa alla Fiorentina, ti aiuto, ti danno Nainggolan, prendi Berardi, guarda che fa una bella squadra. L'unico problema è ce l'ho in difesa, perché se vanno via questi due, di chi gioca in difesa... Il problema è che Nainggolan guadagna un monte di soldi. E quindi Nainggolan allora non può venire a Firenze. Siamo sempre sul solito problema del monte stipendi. La Fiorentina con commesso aveva già elevato l'anno scorso anno. Bisogna elevare di più. Se c'è la volontà, la voglia, l'ambizione, certo, di arrivare in pratica. Michel Isler, caro presidente commisso, ha già incominciato a dire: spendere, bisogna spendere se si vuole vincere. No, hai dimenticato l'avverbio fondamentale: spendere bene. Questo è il problema. Bella aperta. Bene, ha già comprato diversi giocatori, concludo. Ha già preso
Amrabat, Kwame, certo, insomma, giocatore ha comprato. Certo. E Amrabat gode di riconoscimenti roba, molto diffusi. Tanta roba Amrabat. Vedremo, ecco, Duncan. E comincia a arrivare, Berardi. Tanto io tutte queste cose le registro. Fiorentina, una buona signora. Poi dobbiamo vedere questo Duamè come entrerà. Le ultime giornate lo potresti già vedere, Quindi vediamo, ecco. Settimana prossima vediamo che cosa sarà successo con l'inizio dei recuperi, ci vediamo. No, ti aggiungo che siamo. E scusate, mi ero dimenticato e ci sarà da festeggiare la Coppa Italia della Juve, no? Questo volevi io dire, vero Angelo? Faccio gli scongiuri, però sicuramente. Bene, vedremo domenica sera che voti dai a questo signore con gli occhi arancione. Ma Koulibaly non li ha già castigati una volta? Sì, allora. Certo, gli ha anche regalato 3 punti con un autogol fantasmagorico. Sì. 4-3. Una Supercoppa europea e una Coppa Italia. Mi fate chiudere che siamo in ritardo. A domenica, Angelo? Sì, a grazie. Domenica. A domenica, Michel. Bene. Grazie. Grazie a Gabriele Taverni, ci vediamo grazie in settimana. A te, Giorgio, grazie a Maurizio Canino, direttore di Controcalcio, come sempre grazie. Precisissimo. Ciao Maurizio. Siamo pronti per la sigla di chiusura. Non dimenticatevi, sentitissime condoglianze, che non è niente di diverso che il titolo del film che segue questa trasmissione. A proposito. Grazie. Con Frizzanza ti liberi subito delle zanzare. Info su frizzanza.it. Il Bar Valentina. Un colpo di fulmine. Te ne innamori subito appena ci entri. Colazioni da sogno, la cioccolata e i cioccolatini. Tante idee regalo. Il pane fresco. Una meraviglia. E poi, il Bar Valentina ti offre un grande servizio. Il pagamento delle tue bollette e il disbrigo di tante altre pratiche burocratiche che ti fanno tempo. Bar Valentina a Prato, in via Roma, aperto dalle 4:45 del mattino. Famoso non per caso. Seguici su Facebook. Grazie a Denti.